L'ho scoperto l'anno scorso. Non è che non è e che fa anche? No, 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 no. Ed è rock con un drum in jazz, funk, però è rock pesantissimo, violentissimo, assolutamente. C'è un album che vendono su Discogs a 100 euro, mi sembra, che pensavo di comprare, ma appunto l'ho scoperto l'anno scorso, perché io continuo a cercare roba, quindi poi tieni conto che molte cose me le dimentico, perché continuando a comprarle, diciamo... Va bene. Ora rimarrà aperto nel mio browser e poi lo visionerò. È pesantissimo, te lo dico, è l'esatto opposto di questo, però è interessante la ritmica, la precisione del batterista, sono veramente, valgono la pena di ascoltare almeno 2 minuti della prima traccia, diciamo. Va bene, ma... Cioè, ho fatto un album che si chiama così, come con loro stesso nome, se non mi sbaglio, che controllo. Sì. Si chiama proprio The Dillinger Escape Plan. Dillinger Escape Plan. Ma il termine è progressive metal. Sì, è progressive metal, ma il drumming non è metal. Almeno non so voi quanto metal conoscete, io ne conosco pochino. Però il drumming anch'io. Non mi sembra quello del metal, mi sembra più un drumming molto jazzato, anche se poi la espressività finale del disco è metal a livello. Ho capito. Però... Ma proprio io mi dico il termine progressive metal. Che cosa sta a significare? Allora, come nel rock progressive, il progressive metal sta, secondo me, per quello che ho capito io, a identificare un connubio che non rappresenta la purezza del genere, cioè praticamente, come si dice, si progressive hip hop, cioè hip hop che si stacca dalla sua, dal suo nucleo, diciamo, estetico iniziale, comunque sempre iperimbastardito, perché l'hip hop è una miscela di cose già di per sé, e poi diventa magari qualcos'altro, però pur mantenendo qualche elemento sostanziale, così come il progressive rock, ci sono, quando si parla di progressive rock, ci sono intrecci col gotico, col funk, col jazz, col soul, addirittura con la musica latina in alcuni casi, no? E qua secondo me, l'album che ho scoperto io si chiama Calculating Infinity. Scusa. Ok, aspetta, mi segno anche questo. Ora sono sparito dall'inquadratura perché sto prendendo un altro CD. No, perché io sto guardando il monitor per dire le cose esatte, perché se no me le ormai con questa età me le dimentico tutte. Lo segui Crow 89? Ah sì, lo seguo. Ho due cose da dire, però, se non vi dispiace, su Crow 89. Di tutto quello che vuoi, Paolo. Crow 89, secondo me, perde un'occasione incredibile quando per l'audio. L'audio fa veramente schifo. Tutto il resto è divertente. Cioè, mi fa ridere, mi ha fatto scompisciare da ridere. Però l'audio fa veramente schifo. Ah, io i suoi ultimi non li guardo più, però attraverso la sua cameretta io ho scoperto un grande, cioè non un grande, il mio gruppo metal, che è stato quello della mia adolescenza, che era questo. Lui aveva il poster dietro. Ah, il poster dietro, ok. Fate to Midland si chiama. Ah. Oh. Che era progressive metal, il primo album progressive metal che ho sentito. Era un gran gruppo, secondo me, molto bello. Però, cioè, molto unico. E infatti si morì, si smistò, e nacquero molti gruppi copycat che non riuscirono mai a ottenere l'indipendenza da questo vecchio gruppo che era iconico a livello di stile, e soprattutto aveva un frontman molto forte che non cantò più. Ah, ok. Si è rimasti solo noi tre. Ah, ci hanno abbandonato tutti? No, siamo tutti qua. È andato via solo Yassir, che aveva i genitori che lo stavano cazziando, poverino. Ah, ho capito. Ma quindi adesso voi dove vi trovate? Tu dove, in che zone siete? Io a Modena. Ah. E io, Paolo, io sono rientrato da 2 anni in Sardegna.
Ah, ok. Sì, okay, basta, no. Dopo 40 anni di emigrazione in continente mi sono rotto le balle, sono tornato. Avevo bisogno di recuperare il mio spazio-tempo in questo universo, un equilibrio interiore che stava un po' sbarellando. Sì, Giosta, io al momento io ho una vita che è all'opposto della tua, però... In che senso? È nel senso che vivo in un ambiente che è esattamente il contrario. Vabbè, a Londra. No. Sì. In che zona sei però... adesso? In che zona sei adesso? A Brixton, sono sempre da un po' a Brixton, sì. Ok. Però non mi ricordo bene che io stavo a Stratford. Se sei... Bello, guarda qua, aspetta. A Ilford, stavo a Temple Mills Estate, proprio davanti ai docks. È a est. Cos'è? Sonetti di William Shakespeare. Un pochino di qua, ecco, perché c'è la mia... Ah, i sonetti di William Shakespeare. Ah, che bello. Questa è un'edizione incredibile. Bella, bella. Che cos'è? È un'edizione piccolina con tutti i sonetti. Me li rileggevo qualche tempo fa. Qualche giorno fa, e ho letto che alcuni di questi furono iniziati proprio in periodo, se non sbaglio, dove Shakespeare trascorse 2 anni di pandemia come noi, perché c'era la pestilenza. Sì. Vero. Io ti dico personalmente. Parlando, Shakespeare non l'ho letto tanto, ma c'è sempre una famosa terzina di cose dall'Amleto che cito sempre, perché è stata misinterpretata, diciamo, perché molto di quello che scrive Shakespeare, se lo isoli dal suo contesto, assume un significato molto mistico, no? Sì. E allora è stato preso e ribaltato in 10.000 modi, allora la mia limitata conoscenza di Shakespeare è quella, però... qualche libro in giro ce l'ho. A me piace un pochino leggere ultimamente un po' Dickens, che avevo letto qualcosa, e poi per ciò che riguarda le mie letture sono tutte basate su una varietà di cose che un po' vanno dalla storia, tipo I limiti della potenza americana di Joyce e Gabriel Colco, fino ad arrivare all'ultimo libro sul Miami Sound, il funk, dal jazz al funk, che è uscito il mese scorso, che ho comprato, e c'ho tutte ste robe che mi girano sotto il naso e le leggo così disordinatamente, ecco. Ma dunque tu sei un collezionista? La mia è una vita molto disordinata, faccio cose in continuazione, anche per questo poi me ne dimentico diverse, però sì. Diciamo, riguardandole o rivivendole, o se qualcuno me le suggerisce, mi viene in mente qualcosa, sicuramente. Io mi sento, diciamo, ho avuto un lampo di fulmine quando Fuochico ha caricato qualche giorno fa un nuovo video. Ah, li fa ancora? Di nuovo in una chiave differente. Aveva cercato di mutarsi in una sorta di youtuber di storia dell'arte, fallendo per motivazione. Ed è tornato con un topic particolare, tipo, non lo so, psicologico, un video su il concetto di persona multipotenziale, ovvero sulle persone che invece di avere un solo talento che si sviluppa verticalmente, ne hanno... Un attimo, vado a prendere un attimo il succo di frutta. Continuate pure. Hanno... Delle capacità varie che sviluppano orizzontalmente, quindi fanno un po' di questo, un po' di questo, un po' di quello, e devo dire mi ci sono molto ritrovato in questa cosa, quindi anch'io, io sono una persona che tipo c'ha vari interessi e varie capacità, ma fa molta fatica e si sente anche molto un impostore quando cerca di concentrarsi solo su una cosa. Buono. È un mese che mi nutro solo di liquidi. Ah, sì? Purtroppo ho avuto un blocco intestinale. Ah, ok. Di 3 settimane, che vuol dire 3 settimane col bloccotto, senza defecare. E quindi per evitare ulteriori tappi, sono passato sulle liquidi, quindi vitamine A, C e D, tramite succhi spremute di arance, cose varie. Ebro di vegetali e cose così,
adesso grazie a Dio è passato tutto con una dose massiccia di CBD proprio mio rilassante e sto recuperando in pieno, ero dimagrito più di 10 kg, fai conto, e ora sto mangiando 5-6 volte al giorno, cioè mai fatto nella mia vita. Io dagli 11 anni che sono rimasto solo senza papà e mamma, certo, ho mangiato in modo anarchico una volta al giorno, cioè o il primo o il secondo, fino a prima di avere questo casino, capito? Ma dove sei stato dopo? In che senso? Una volta da solo, tu dove sei stato? Chi ti ha preso? Praticamente io sono nato a Torino, ok? Da genitori sardi del mio paese di 600 abitanti, più tutto il clan dei fratelli di mio padre e di mia madre si sono emigrati a Torino, ok? Sono cresciuto comunque in un ambiente sardo fino agli 11 anni che ho finito le elementari. Come tutti gli anni siamo andati in Sardegna, ai tempi quando chiudeva la Fiat era un mese di ferie, ok? Io per 11 anni andavo sempre in Sardegna, un mese ad agosto e due settimane a Natale e Capodanno. Cosa succede? Che andiamo in ferie in Sardegna, a un certo punto finito il mese, i miei si separano, mia madre torna a Torino, mio padre va a lavorare in Africa, Medio Oriente, Egitto e cose così, io affidato ai nonni paterni, mia sorella ai nonni materni a 100 metri. E lì sono cresciuto dagli 11 ai 19 anni. Appena ho fatto 19 anni sono tornato a Torino, che ci ho vissuto per 30 anni. Capito? Quindi ho un mix veramente, cioè per prendere dalla cultura hip hop sempre il meglio dal peggio, col senno di oggi, in ogni caso la separazione dei miei mi ha dato la possibilità nel periodo più critico per un bambino di non crescere in una città che ti poteva portare verso posti strani, ma crescere in un paese di 600 abitanti dove ho acquisito dei valori come degli shield, e quando sono tornato a Torino e ho incontrato immediatamente il giorno stesso l'hip hop del Reggio, mi ha protetto dalle brutture degli anni 80 torinesi, che vuol dire eroina, criminalità, cioè intorno a me moriva gente continuamente, mi capisci? Ok? Anche all'interno, purtroppo, della cultura stessa che stavamo vivendo come una subcultura, ma in parallelo con gli Stati Uniti negli anni 80, ok? Anche purtroppo c'erano, cioè, fai conto che nel chapter, il capitolo del Reggio, lo spot del Reggio, c'erano tutti, non c'era differenza di nessun genere, né di sesso, né di estrazione sociale, né economico, nulla. C'erano ricchi, poveri, nobili, criminali, sbirri, e tutti, contava solo il cerchio, lì tutte le differenze andavano via, non c'era nessuna differenza. Quindi siamo cresciuti con diverse influenze tra di noi, siamo cresciuti assieme, ci siamo protetti a vicenda, ma purtroppo c'è chi ha ceduto, ok? Certo. E si è perso per strada in quegli anni. È stata una scuola veramente tosta e il periodo che ho passato in Sardegna dagli 11 ai 19 anni ha fatto sì che io arrivassi da un percorso da solo, e quindi mi sono chiuso a riccio, cioè esploso il mulino bianco a 11 anni, mi sono ritrovato da solo a chiedermi il perché di cose più grandi di me, e quindi ho sempre indagato, studiato, sempre ricercato le cose in modo pragmatico ma anche filosofico, non sapendone nulla, e quindi ho creato una mia branca che si chiama filosofia con la V, sono un filosofiatico, ho un sapere tacito che supera qualsiasi laurea perché ho un'esperienza enorme. Quando sono tornato a Torino, grazie a Dio, ero protetto inconsapevolmente, ok, ma oggi riconosco che il mio trauma della mancanza di affetto, che ancora oggi mi porto dietro, ovviamente, è ovviamente sotto controllo, però mi ha aiutato tantissimo nella vita, cioè, mi ha fatto andare dritto per le mie attitudini, per esaltare i miei talenti, nel mio sentiero, col mio metodo, grazie alla cultura hip hop, comunque, di cui Paolo è un accademico e conosce le cose di cui sto parlando.
No, sì, 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 conosco, sì, sì, sono, ero venuto anch'io a Torino negli anni 80, quando ero... Sì, sì, ma venivamo anche noi alla Spezia Genova, era sempre una gem, sì. Era sempre una gem, ti ricordi? Ci si spostava sempre, cioè in treno, ovviamente, noi eravamo quelli, i ragazzi di quartiere, perché c'erano anche diversi, due gruppi netti e separati a Reggio, che comunque convivevamo. C'erano quelli figli di papà o quelli che studiavano all'ISEF e poi c'eravamo noi ragazzi di strada, papali, belli ignoranti e quindi non avevamo soldi, tranne qualcuno di noi che lavorava e tutto, ma i soldi andavano e venivano. Vabbè che quando poi sono diventato operaio, ai tempi prendevo 1.600.000 lire al mese. No, non erano spiccioli ai tempi, ti ricordi Paolo? Una maglietta costava 10.000 lire. Ma della Sandec o Sergio Tacchini, cioè ti vestivi e viaggiavi e mangiavi con tan poco, capito? Però per prendere i treni ci nascondevamo nei bagni, e facevamo i treni dietro, e andavamo a dormire all'addiaccio, basta che andavamo alla GEM a incontrare i fratelli come noi che vivevano quell'esperienza lì, ai tempi magica, era come uscire di casa adesso e ti vedi uno che cammina nell'aria. Tu rimani così, cos'è sta roba? E per la gente, il resto delle persone nella società, perché fai conto che l'hip hop è come fosse una coscienza collettiva, un sol uomo, una nazione che opera nelle nazioni, ok? Abbiamo i nostri codici, il nostro linguaggio, il nostro comportamento, la nostra storia, le nostre ricorrenze, le nostre date, eccetera, eccetera, eccetera. Per gli altri che ci guardavano da fuori, noi eravamo alieni. Anche solo uscire in tuta o mettere le scarpe da ginnastica. Cazzo vai a fare ginnastica? No, io brecco. Ah, sei quello che lucida pavimenti, no. Oppure uscire con le cuffie, ti ricordi Paolo? Sì, mi ricordo. Con le cuffie la gente ti guardava strano, ma questo è un alieno. Cristo, molto strano, sì. Bellissimo. Molto, molto strano. Ma una curiosità, giusto, tu fai l'admin ad Alimello, non ho capito. Sì. Sì, ah, so. Lo conosci di persona? Sì. Cioè, di persona fisicamente no, però dialoghiamo ogni giorno assieme. Non avrei mai pensato che tu fossi l'admin per Dell'Imello. Come ci sei finito lì? Praticamente io seguivo da un tot Dell'Imello perché mi piace il suo approccio, che non sai bene se sta scherzando o facendo serio, no? È molto provocatore lui, va bene? È una persona seria comunque che si occupa di marketing per gruppi politici, quando, cioè, è uno serio da quel lato lì. E niente, una volta ha spammato il link di Telegram, e io praticamente da gennaio che sono entrato in Telegram, Discord e Twitch, e ho studiato a fondo tutti gli applicativi, sai che la mia professione è informatico, da sistemista da più di 30 anni, cioè io studio H24 per non fare scena muta magari da un potenziale cliente. E mi sono entrato nel suo Telegram ed era nudo, completamente scoperto, senza bot, alla mercé di tutti, entravano cani e porci, gente che scammava, che fregava la gente. E allora gli ho mandato un messaggio in privato, gli ho detto: senti, sono al tal dei tali, questo è il mio numero di telefono, se vuoi fai anche una ricerca in rete per renderti conto della persona che sono, se vuoi ti setto bene tutto il tuo Telegram, te lo riparo tutto bene. Dell'email, Domenico mi ha dato immediatamente fiducia, e questo per me vale più dell'oro, è una forma di rispetto, perché è una persona di garbo, di un tempo, certo, ok? Certo. Metti anche che ha messo la prova o l'ha fatto proprio inconsciamente, a me questo faccio piacere e io lo ripago con i miei servigi. Ok, lui non mi paga, non fa niente. Ok, è una cosa, un dot ut es. Ovviamente, io di mio c'ho anche. Io c'ho anche di mio. Ovviamente, è intrinseco il fatto che essendo admin di Delli la gente comincia a conoscermi, no? Certo. Ovviamente c'è un ritorno, è innegabile questo. Anche se non ne ho bisogno, la mia storia bella smarmellata sul web da sempre. Interviste, libri, tesi di laurea, persino su Netflix, cioè non me ne frega un cazzo, se no ho il tube dal 2006, figurati se volevo. Come ti chiami te? Giosta, Giosta. YouTube. No, di nome.
cioè nome e cognome. Joseph Seu. E praticamente da lì gli ho falsettato il Telegram, poi ovviamente sono diventato anche admin del suo Twitch, ok, e gli ho messo anche dei bot, gli ho settato tutte le robe, poi gli ho aperto il Discord, cioè dove siamo adesso, siamo sul Discord di Daily, io ho anche il mio, ok. Questo... Ma lui, scusa, siamo noi, però lui può entrare o ci vede o non ci vede. Sì, 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 sì. Adesso siamo nel canale vocale di Arena Flame Forum, quello di Telegram. Ah, no, sai, non sapevo, okay, ok, perché non so come funzionano queste cose. Allora, te lo dico in 448, Discord è un sistema di server dove tu ti puoi creare il tuo server e creare dei canali, delle categorie, e nelle categorie puoi mettere canali testuali e canali vocali come questo, video chat. Okay. Ok. E gliel'ho settati per tutte le sue cose, per Twitch, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. In più gli ho aggiunto ultimamente questo Arena Flame Forum, dove da Arena possiamo andare qua. Io questo lo carico su OBS e faccio una live in 448. Ok? Da qua, okay. Chi entra lo vedi. Lo vedi nella lista, lo vedi subito apparire qua. Ok? Ah, ok. Io mando l'invito, chi clicca sull'invito entra qua, discute con noi, eccetera. Ma lo spirito di Discord qual è? Quello di discutere, di litigare, di trollare? Di fare di quello che vuoi tu. Ah, perché si chiama Discord? Io pensavo che fosse una cosa... Discord è l'applicativo, l'architettura, dove tu, chiunque, può crearsi un server privato. Tipo convivenza digitale. E fare quello che cazzo vuole. Ah no, perché ti spiego, avevo un preconcetto, perché si chiamava Discord. Io pensavo che fosse fatto apposta per litigare. No, vabbè, se tu vuoi litigare, litighi, cioè, c'è di tutto qua, è tutto il mondo, ok, c'è tutto il mondo di server, trovi di tutto, anche tu sei interessato a dischi, strumenti e cose, c'è, ne ho quanti ne vuoi qua di cose per compositori, c'ho canali proprio server dove da tutto il mondo ci sono persone che si occupano del Korg, delle cose, ognuno, tipo io mi sono iscritto perché uso Reason, e sì, The Soundforge, discuto con tutti quelli nel mondo che fanno queste cose qua, plugin, ci scambiamo le cose, eccetera. Quindi, ad esempio, tu, se ti apri il Twitch tuo, ovviamente ti apro immediatamente un server Discord, dove tu puoi far entrare le persone qua, poi col programma OBS o StreamYard che usi per fare le live su Twitch, tu questa schermata, che te la faccio vedere adesso, immediatamente ti condivido lo schermo, 2 sono in doppio schermo, clicca guarda in diretta, ok, vedi questa schermata, questo è Discord. Ah, che bello. Ok, questo è Discord, qua vedi tutti i canali, no? Adesso noi siamo qua in Arena Free Forum, però se fossimo in Twitch saremmo qua in live on air, io questo lo metto in OBS e si vede in live. Ok, tu puoi che figo. Ecco, tu puoi chiamare qui a intervistare chi vuoi, a discutere con chi vuoi, eccetera, eccetera. Ah, che bello, pensa un po', guarda quante cose da imparare. Abbiamo fatto una live con Daily dove spiego proprio Discord dalla A alla Z. Ah, che bello. Si chiama Daily impara cose con Jost. E qui mi sono dato cioè ho aggiornato il mio curriculum professionale informatico e questa cosa l'ho chiamata New Media Manager, cioè il manager dei nuovi media, che si occupa di aprire, configurare, settare e mantenere i Twitch, i Telegram e i Discord per tutte quelle realtà che hanno bisogno di essere in rete ma non ne sanno nulla, tipo un'azienda, tipo mille cose, che questa cosa gli semplifica di molto il lavoro. Invece di usare programmi terzi tipo Zoom, queste puttanate qua che ti succhiano tutti i dati, tu hai un server privato dove puoi far entrare le persone per i tuoi brainstorming, per i tuoi meeting, eccetera. Senti, Giusta, io sto guardando il tuo canale YouTube, sto guardando il video Sardinian B-Boys Giusta Back Jam. Sì, sei a ballare? Anche io, sì. Quando sono tornato in Sardegna, la comunità hip hop sarda ha fatto una jam per aiutarmi, diciamo, economicamente a riniziare da capo.
tutti hanno fatto le loro, hanno performato le loro arti, rapper, breaker, writer e DJ, tutto quello che è stato tirato su è stato devoluto a me. Ah, che bello. E beh, questo si, questo si chiama paradura in sardo, tipo quando ti rubano un gregge, tutti i pastori vicini ti, ti regalano una pecora per riparti il gregge. Sì, bello. È una roba culturale sarda. È interessante. Interessante. Io quando, ballavo ero molto portato per certe power move perché ero un pochino spilungone, molto leggero, però di contro avevo poca massa muscolare, quindi certe robe non riuscivo proprio a tenerle per tanto tempo, però facevo dei bei volteggi. Ah, non balli più? No, non ballo più da anni ormai. No, perché faticoso, perché è difficile. In adolescenza ho cambiato, cioè è morta un pochino la gente che stava nel mio, cioè nel senso si è disgregata la mia crew, e dove io ero uno di quelli più seri, cioè non erano persone molto molto appassionate, venivamo da un corso. Sì. Quindi semplicemente i miei interessi in adolescenza sono cambiati, però ho fatto 7 anni più o meno di ballo. Ah, ok, ok, a Modena, ok. Sì. Ok, ottimo, no. È stato sì, bello. Io non ho mai provato a ballare, no. non era il mio talento, poi sono una persona... Give yourself time to be happy. Give yourself time to be happy, sì. No, è interessante questa cosa qua, comunque, del ballo. Tu, Giosta, ballavi tanto? Io, a cavallo. Ho ballato per tanto tempo. Diciamo, per tutti gli 80, minimo 8 ore al giorno. Ah, sì. Comunque, sì, perché Giosta, si usciva, si andava a Reggio, non si sapeva quando si tornava a casa. Eravamo proprio concentrati in quello. Poi, nell'89, ho iniziato a rappare e ho iniziato a mesciare un po' le cose, andare un po' più sullo studio delle proprietà del linguaggio, ricchezza di vocabolario, padronanza culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Tu, dimmi. Sei l'unica, cioè sei la prima persona dopo saranno 5 anni che balla breakdance che io con cui io posso parlare, e sei l'unica praticamente che mi direbbe qualcosa, perché gli altri hanno miei coetanei, cioè scusami, non ti seguo. Tu, cioè io non incontro una persona che balla breakdance in realtà da tanti anni ormai. Ok. Cioè sei il primo. E volevo chiederti, cioè tu come la vivi? Come una cosa che è rimasta attiva in te oppure si è assopita? No, assolutamente. Io sono completamente appartenente alla cultura hip hop. Giusto, è proprio hip hop. La mia vita, non scinde dalla cultura hip hop. Cioè io opero come uno della cultura hip hop intorno a me. E non a caso non sono uno che vedi dappertutto. Perché all'interno della cultura hip hop ci devi venire tu. E la cultura hip hop che ti richiama, piano piano acquisirai le armi. Non si danno perle e pirla che come porci non parlano. Ah, sì, bello. È un bell'invert, no? Bello. Capisci? Ti posso passare tante cose che ti stimolano. Mirate con maieutica socratica, non mettendomi al di sopra di te, ma stimolandoti. Perché la metà delle cose che dico sono cazzate, ma le dico perché l'altra metà arrivino. So che nessuno si avvicinerà al mio tappeto da mercato, eppure espongo i frutti con amore, consapevole che il profumo accompagnerà chiunque respiri e segretamente li condurrà a cercarne il gusto. Non va data a tutti la possibilità di livellare in consapevolezza a sti livelli, perché ti garantisco che come un b-boy non studia nessuno. H24, qualsiasi cosa fai, è un acquisire skills. È mirato a aggiungere frecce alla tua parete.
comprendere il tuo nemico come l'arte della guerra di Sun Tzu, studiare qualsiasi cosa, fare mezzo passo falso e lo aggiusti immediatamente, cioè ricercare per l'attitudine che hai gli studi giusti per esaltare i tuoi talenti, per poter passare questa cosa a chi arriva, perché le persone vanno salvate, non ridicolizzate, perché siamo tutti una pianta, la razza umana è una pianta, senza radici, che vaga, ma abbiamo tutti alla base gli stessi istinti, le stesse aspirazioni. Molte sono fuorviate dagli engram, dagli automatismi, che vanno ripuliti. La scuola hippo fa in modo che tu abbandoni tutto quello che la società in cui vivi ti vuole ingozzare e pensi solo alla scuola, pensi solo a crescere con i tuoi compagni e superarti a vicenda. Io non sono un idolo, io sono l'esempio di un limite da superare. Sono il confine dell'hip hop, ognuno di noi è il confine, la dogana, e non fai passare tutto. Che va espansa sempre, è come una Macedonia. Siamo partiti in quattro, ora è planetario in tutti gli aspetti della società umana, dalla moda al cinema alla musica. C'è, le quattro arti ci sono, anche se vengono date al pubblico in modo fuorviato. Cioè, la gente pensa che il rap è quello che vedi in classifica, quello non è rap, è pop rap. Sono imprenditori che giocano a fare gli artisti. Sì, è quello che su The Many Red, io anche su questo canale continuo a ripetere. Quello che vedi nei media è semplicemente una forma filtrata di qualcos'altro che è nato indipendentemente e che ancora esiste. Un'appropriazione culturale, allora uso il un'appropriazione culturale, come quando è saltato fuori Breaking Italy, che ha fatto la live la settimana scorsa, due settimane prima di Natale, dicendo, ma gli hanno chiesto cosa ne pensi della propria culturale, ho detto, ma per me non esiste, o comunque è un concetto che non mi piace. Io lì a quel punto ho fatto il video risposta. scusa, con tutto quello che hanno fregato a tutte le comunità indipendenti nel mondo, l'hip hop è stata una delle ultime che è stata, diciamo, turlupinata e a cui hanno derubato tutto. Ridicolizzandoli ovviamente, anche perché è pericoloso il concetto di una cultura che va oltre i confini del libero scambio commerciale. Questa è la cosa più importante. Perché se dimostri che le persone si possono parlare, possono convivere al di là dello scambio commerciale o del rapporto consumer-produttore, capisci che tu stai mettendo in discussione tutto il sistema. Perché se questa cosa si espande, tu comunque crei dei problemi. E difatti è per questo che i breakers, così come tutte le persone che si raggruppavano, arrivava dopo un po' la polizia e ti faceva andare via quando riusciva. A voglia, perché i primi tempi erano due o tre volte che ci facevano o sgomberare o ci portavano tutti in fila indiana in questura. Perché secondo però, te? Però i tossici e gli spacciatori nelle zone lì vicine rimanevano tutti lì. Esatto. Io mi sono sempre chiesto perché i centri sociali, anche tipo quello di Bologna, a rompergli i coglioni tutto l'anno. E poi invece c'erano vicino al centro sociale di Bologna un sacco di spacciatori e di junkies che stavano lì tutto il tempo. Perché quelli sono funzionali al sistema, non rompono i coglioni. E in ogni caso c'è anche da capire una cosa, che sia chiaro, l'hip hop non è contro la commerciabilità delle arti, ma lo è contro il commerciale, cioè certo, il fine a se stesso. Il non dare possibilità ai ragazzi di elevarsi dal recinto. Io li chiamo pedoartisti, ruba paghette, okay? Perché tengono i ragazzi lì, io sono il meglio, ho tre Rolex anche se ho due braccia, bla bla bla, dovete imitare a me. Cioè non danno stimoli, non danno input, tengono le persone lì fino a quando si sveglieranno da sole e dicono, minchia, ma quanto cazzo di tempo ho perso. Cioè stanno inficiando 40 anni di percorso di pop che comunque continua nel sottobosco a elevare le persone, a far sì che le persone studino da sole per se stesse nella comunità, a essere utili nella comunità in cui vivono. Non servono grandi numeri. Nella vita, se riuscirai a scolpire anche solo un angolo di cuore in un uomo, non avrai vissuto in vano. Capisci?
e tutto ti ritorna in ogni caso, perché persone della mia leva, della leva di Paolo, che siamo quasi coetanei, un anno o due ci differenziamo, perché io sono del 67, 68, 67. 67. Esatto, abbiamo un anno 67. Di differenza. Le persone come noi, pur non avendo numeri, chiamiamoli così, nel digitale, in ogni caso sono persone che si sono comportate in una maniera trasparente, chiara e onesta con tutti, e il ritorno è rispetto, non per timore o per moda. Le persone ci salutano con rispetto, mi capisci? Perché io tratto con rispetto tutti, in tutta la mia vita ho fatto quello e continuerò a fare quello, a mostrare alle persone che siamo utili uno agli altri, siamo complementari, non c'è nessuno di non plus ultra o di meno, anzi più uno se la tira, sì. Peggio sì. È, cioè, rispettati proprio... ma non temuti o riveriti. Esatto, ci sono le persone che hanno un finto rispetto perché hanno paura delle persone, dell'andrangheta, del potente di turno, del politicante, del furbetto, che stanno tutti ingomorrite e suburrati, amano i furbetti, chi riesce a metterla in culo allo Stato facendo cacate, ma non hanno questa crescita personale, capito? Non la danno. L'hip hop fa questo e questi nascondono con il loro operato i benefici sociali, pedagogici, culturali che ha l'IPA. E quindi, comunque, vorrei approfondire il discorso intorno al concetto di appropriazione culturale. Partiamo proprio da... aspetta. Paolo, ti chiami? Sì, sono Paolo. Scusa, tu ti chiami? Scusa. Francesco. Francesco, ok, grazie. Partiamo da un esempio, cioè troviamo un caso su cui parlare. Perché io... questa cosa dell'appropriazione culturale... Guarda, basta che vai a vedere, ad esempio, su Wikipedia, se vuoi farti la prima idea di appropriazione, al di fuori dell'hip hop, giusto per dare un esempio neutro, i Deep Forest, che sono un gruppo degli anni 90 che hanno fatto un pezzo musicale dove hanno praticamente campionato dei cantati della tribù di una tribù dei Pigmei, non so di quale zona. E... tra le altre cose, cosa è successo? Loro hanno fatto un disco che ha venduto milioni di copie e i Pigmei non hanno ricevuto un centesimo, ovviamente. I Pigmei, tra le altre cose, le persone di questa tribù, la persona di questa tribù che ha dato la voce, non so neanche se sapesse che c'era questo disco fuori, e alla minima lamentela di questi che si lamentavano perché non sapevano che in quel formato era uscita il loro cantato, il loro parlato, eccetera, questi qui hanno tolto tutte le comunicazioni con questi e alla fine non so più come è finita, ma è un caso eclatante questo di furto proprio di proprietà intellettuale. Quindi questo magari... è un album registrato da dei terzi che hanno venduto e commercializzato... E quindi sì, delle persone che sono anche andate lì gli avranno anche stretto la mano e gli avranno regalato qualche caramella, però poi dopo hanno preso queste registrazioni e hanno fatto questo disco, questo pezzo che ancora adesso viene su YouTube a milioni, comunque se non milioni, tantissime visualizzazioni, e all'epoca ha venduto non so quanti milioni di copie di vinile, perché ricordi che negli anni 90 non siamo ancora nell'era del digitale, negli anni 90 si vendono ancora i vinili. Quindi si facevano molti più soldi col vinile che col digitale, perché tu un vinile lo ricarichi di almeno 4-5 euro quando sei all'ingrosso, e quando hai un buon distributore lo ricarichi di 6 o 7 euro. Quindi se vendi 10.000 copie fai la moltiplicazione di quanto ti potrebbe venire in tasca. Questi hanno venduto milioni di copie. Questa è la ragione per cui gli artisti di vecchie generazioni hanno tutti la villa. George Michael aveva la villa. Aspetta, va la villa, eccetera. Io ti farò questa, ti dico un po' come la vivo io e ti darò, cioè tu poi mi risponderai facendomi capire la parte che mi manca. Sì. Io questa cosa di appropriazione culturale l'ho vissuta un po' alla Shooter Ezio, cioè io penso che copiare sia una cosa che noi esseri umani non riusciamo a fare davvero quando si parla di arte. Cioè noi possiamo solo essere ispirati da qualcosa. Ovviamente in questo caso si parla di
una registrazione di altre persone è un conto, però ad esempio quando si parla di uno stile oppure un concept, in quei casi io sul il concetto di copiare sono sempre molto molto leggero, perché per me in arte, se io provassi a copiare Giosta ad esempio, io non riuscirei mai, perché solo lui è così, io non posso copiargli nulla, sono inimitabile, posso solo non esiste carta carbone, guarda. Tu sei molto inimitabile, però nel nostro piccolo un po' tutti. Sono uno, non 100.000 o nessuno. È impossibile. Cioè, un angolo di universo è unico. Tu sei un angolo di universo unico. Paolo è un angolo di universo unico. Se sei nel tuo sentiero con il tuo metodo. E poi se sei uno, esatto, della massa è un altro discorso. Ma se sei uno, nell'uno, è come il Tao, non c'è possibilità di imitazione. Risulterai sempre la bella copia che è la seconda. L'originale è sempre un brutta copia. Io sono brutto, ma sono l'originale. Sì. Però, no, dai, c'hai quel fascino pasoliniano. Sì? Si può dire. Ah, boh, non penso proprio, anche perché, boh, vabbè, dai. Appartengo a tutta un'altra cultura, Pasolini, molto più contadina e operaia, mi comprendi? Non molto... Te l'ho detto anche prima, a me il cinema de sé fa cacare. Preferisco gli incontri vis-à-vis con le persone e parlare di cose pragmatiche, di stradali, perché io sono stradale, okay? Sono nato e cresciuto e ho continuato nella strada, proprio nella strada, con nobiltà d'animo, ma comunque nella strada tra fratelli stradali. Sì. Io non lo sono, cioè io sono una persona. Vabbè, che poi magari adesso io comunque resto un cazzone umile, ok? Non c'è nessun misticismo, niente, non esiste un cazzo, sono solo una persona che livella nella consapevolezza, e sono veramente forse il più consapevole tra i livellanti all'interno della cultura hip hop italiana, ok? Però c'ho anche delle rime, chi mi ama mi chiama, chi mi odia mi segue, lo porto la stregua, non perdo tempo nell'amare chi non ama, non cago chi mi acclama. Cioè, se tu mi chiami King, maestro, pioniere, io torco un po' la faccia, capito? Sono solo uno, c'è qualcosa che non va. Sono solo uno che ha 55 anni a gennaio, capito? Ma sono lo stesso B-boy che aveva 19 anni, sono sempre quello, io, capito? Con una, sì, ovviamente, sì, una cultura più datata, più larga, più ricca, ma sono sempre quel B-boy là. Vabbè, comunque, questa è un po' la mia idea. Cioè, secondo me, il concetto in sé di copiare, cioè, dal momento che anche un album come quello, il concept penso di averlo capito. Non lo so, penso che io ho sempre vissuto il concetto di furto intellettuale come una cosa che non sussiste dal momento che non è una cosa possibile, perché il nostro patrimonio intellettuale per me è legato alla nostra identità, dal quale è inscindibile. Però mi rendo conto che ci sono delle declinazioni dove tu vai a prendere una cosa che ha fatto un altro e la spacci per tua. Vabbè, quelli li abbiamo sempre, per identità. Quelli li abbiamo sempre chiamati suckers, apposta, perché succhiano gli stili di altri. E ti posso garantire che anche negli anni 80 e soprattutto i primi della seconda data del rap negli anni 90, ma sai quanti ce n'erano che andavano a New York e acchiappavano tutti i figli di papà, quelli più ricchi, chiamiamoli così, si acchiappavano il fresh delle strade di New York, poi tornavano in Italia e facevano i fighi con quel flow e con quelle metriche là. Imitazioni pessime, ovviamente, ma col senno di oggi li conosciamo bene tutti, chi ha trassato, come si dice in torinese, chi ha bleffato ai tempi, ok? Già si vedevano che non era roba loro, per noi addentro appieno
nella cultura hip hop, lo vedi, il vero riconosci il vero, si dice da noi, lo vedi subito che uno sta facendo una cosa che non gli appartiene. Sì, sì, sì. Ok. Quindi non è tutto rose e fiori anche all'interno della cultura stessa hip hop che abbiamo vissuto in Italia. C'erano comunque anche alcune categorie che erano prenditori di stili altrui, capisci? Però il discorso dell'appropriazione culturale è ancora peggiore di questo, perché nell'appropriazione culturale tu prendi, è vero che noi abbiamo l'identità, ma innanzitutto abbiamo un'identità culturale, estetica e tutto, ma ci sono dei gruppi sociali o dei gruppi umani che sviluppano un'originalità estetica, e quella è la loro cultura estetica, non è la tua cultura estetica, perché allora a quel punto mi verrebbe da controbattere se tu hai, se tu pensi che tutti quanti abbiamo un'identità a cui si legano caratteristiche estetiche, perché non sviluppi la tua di originalità estetica e dimostri al mondo che puoi anche tu lanciare un trend, no? Perché vai da questi aborigeni e devi registrare il loro cantato, perché non te lo registri a casa tua il cantato pagando anche qualcuno, perché vai lì e gli dai due caramelle e poi vendi milioni di copie, fai un disco e dici che l'hai fatto tu. È la stessa cosa che ha fatto Jovanotti quando ha preso il rap e ha detto io sono un rapper e faccio rap. No, tu fai del pop, rappando anche male, tra le altre cose, anzi peggio che male, e quello che tu fai non è neanche vicino al rap. Se poi pensiamo quando è iniziato Jovanotti, com'era il rap all'epoca, quello vero, quello serio, no? Quindi, da un certo punto di vista, l'appropriazione culturale è un danno che tu fai a qualcuno, perché prendi una cosa che in realtà si è sviluppata spontaneamente in un gruppo sociale, ad esempio nell'ambiente hip hop dell'old school si è sviluppato lo scratch, si sono sviluppate le tecniche di doppio cutting di merry-go-round, si sono sviluppate le tecniche nei breakers di windmill e tante altre cose. Tu prendi tutte queste cose, le personalizzi in maniera molto commerciale, nel senso che le semplifichi e le fai per un pubblico, diciamo, più generalista, e dici, ecco, questa è la nuova moda, e presenti alla gente qualcosa che non è, come invece è originariamente, e la fai risalire a te. E questa è un'appropriazione culturale immensa. È come se io adesso prendessi, andassi dai quelli che qua ci sono fuori di Brixton, che rappano in africano, e copiassi un po' le parole così come mi vengono, e poi mi auto imprimo la nomea di inventore di rap africano, perché che studiando dei libri ci sono arrivato da solo, e faccio un'etichetta, vendo milioni di copie, pubblico un libro, sì, qui sono sempre qua senza una lira, e io sono lì che sono il creatore di questa cosa qua. Ed è per questo che a me dà molto fastidio. Come rubare un brevetto. Ancora peggio, perché tu ridicolizzi la cultura originaria da cui hai preso queste cose, perché la guai sradichi. Se ti scoprisse, e ti metti in evidenza con qualcosa che tu rovini, perché tu semplifichi questa cosa. Nella fashion questo è accaduto tantissime volte, quando un designer, ad esempio, designer sono andati nel Middle East o in Africa e hanno preso tutta una serie di costumi e di abbigliamento e di abbinamento di colori, che lì è naturale, perché la gente l'ha sviluppato naturalmente, anche in relazione, che ne so, la quantità di insolazione, al clima e a tutto, e tu ne fai una moda e vendi dei vestiti a 2, 3, 4 mila euro, semplicemente fai vedere di essere il gran genio che ha inventato, che ne so, i fez o i vestiti a gonna lunga per gli uomini, perché sei così originale, così pazzesco, quando invece sei andato lì, hai visto che vestivano tutti così, hai fatto qualche modifica anche di buona qualità, a livello di stile, però la cosa non l'hai inventato tu, e sarebbe bello che tu dessi credito a queste persone e anche facessi anche... gli dessi anche un cospicuo ammontare di danari, perché tu hai fatto un sacco di danari con questa cosa, e a me questo dà molto, molto fastidio. Poi sull'hip hop la situazione è ancora più seria, perché è una situazione che si colloca tra all'interno di quel principio di dominanza della razza bianca, dell'establishment, della classe medio-alta in America, e i pezzenti neri o la classe borghese nera che comunque sta sotto. Per cui la cosa migliore da fare è prendere qualsiasi tipo di cosa che si possa reinventare e vendere al grande pubblico di ragazzini bianchi con i soldi in America,
e togliere, diciamo, a queste persone qualsiasi credibilità sputtanandoli in tutti i modi possibili immaginabili, e tra le altre cose arrestando nel più possibile con carceri che sono finanziate, tra le altre cose, da corporation, e fanno quei programmi che puoi vedere anche su YouTube di riabilitazione di poveri disgraziati che sono finiti in galera per una ragione o per l'altra, e coincidenza sono tutti neri. Allora, all'interno di un discorso così ampio, l'appropriazione culturale diventa parte di quel programma che si chiama COINTELPRO, che l'America ha sempre avuto nel annullare tutti i possibili attivismi e tutte le possibili controculture di origine afroamericana. Se tu guardi su internet COINTELPRO, ne parla Noam Chomsky, ne parlano un sacco di storici, ne parla un sacco di gente. C'è proprio una pagina su Wikipedia che ti spiega come l'FBI ha rotto i coglioni a tutti i dissidenti afroamericani negli anni 60, di come li ha ricattati, di quanti ne ha uccisi. Ci sono proprio degli episodi di violenza estrema dove agenti dell'FBI sono entrati in assemblee fatte da due o tre capi di movimenti attivisti, hanno sparato in testa davanti a tutti gli studenti, a questi qua. Quindi non è più semplicemente dire io copio lo stile, io faccio una cosa, ma c'è proprio una questione politica di annientare tutto quello che è originale e che rappresenta un'erosione al sistema di pensiero mainstream, perché guai a criticare tu quello che è il sistema sui profitti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, ma se critichi quello che è il sistema attuale sul profitto e sulla creazione di ricchezza economica, sei completamente fuori dalla società e vieni bollato come un terapeutista, peggio di un terapeutista. E quindi, sotto questo punto di vista, l'appropriazione culturale in realtà è una ferita enorme per un sacco di gruppi più o meno minoritari. Gruppo minoritario è un gruppo solitamente ristretto numericamente, che pensa di aver ragione, che ha tutta una serie di principi molto solidi che sono interni al gruppo, no? Come ad esempio nella musica afroamericana, non solo nell'hip hop, ma tu pensa a tutto quanto il rhythm and blues che c'è nelle canzoni e anche nel pezzo che mi hai fatto sentire prima, tutto il blues che c'è nei pezzi di rock e nel rhythm and blues. Adesso, c'è stato uno che mi ha commentato un video dove io ho parlato della mancanza di cultura, di acculturazione di musica afroamericana nelle scuole italiane, e questo qua mi ha risposto: non c'è bisogno di questa acculturazione in Italia, perché in Italia noi non abbiamo legami con la cultura afroamericana. Io non gli ho risposto, perché se gli rispondo lo faccio in mille pezzettini, perché tutto quello, da Tiziano Ferro a tutta la musica che ascolti a Sanremo, c'è l'80% di influsso tra jazz, rhythm and blues, blues, soul, hip hop, e basta che pensi la trap, cosa pensi? Che sia un fenomeno che si è sviluppato anche lì nelle ville borghesi dei ragazzini come da Prime, da Supreme, la trap si è sviluppata nei ghetti, come così è nato l'hip hop, ed è un altro tipo di appropriazione culturale enorme, dove adesso ci sono persone come la Zucker che fanno vedere che sono se tu leggi il libro della Zucker è scandaloso quello che dice, dove dice che un artista esiste solo quando funziona. Questo è il capovolgimento del senso d'artista. Un artista, se tu leggi qualsiasi classico della letteratura francese, da Rousseau a Voltaire, ai più illuministi o ai più romantici, a Balzac, ti dicono che l'artista è quello che si consuma nell'arte. Sarà anche una visione romantica, però l'artista è quello che si esprime e si consuma nell'altro. Arriva una che lavora per una major che dice che un artista è qualcuno solo se funziona. Cosa vuol dire se funziona? Solo se genera profitto o ha dei follower. Se genera profitto, quello per lei è il concetto di artista. Pensa un po' come una persona che ha anche una certa esperienza nel music business sia così vittima di un'ideologia tale da distorcere un concetto così basilare come quello di artista. Cioè, e tu pensa che se non sei lei quando ha fatto l'intervista con me, con Jimmy Red, ma anche quando parla, ha scritto il suo libro, lei sta educando milioni di persone, perché comunque la Paola Zucker è molto conosciuta in Italia, e travisa un pensiero, diseducando un sacco di gente che incomincerà a pensarla come lei semplicemente perché lei rappresenta un'autorità, un'autoritas. Peccato però che tutto di quello
quello che lei tratta, dalla rap alla trap, sono cose che non le appartengono, perché non fanno parte della cultura mainstream, neanche la trap. Perché io mi ricordo che... Ma lei, 2000... lei spinge solo i suoi prodotti alla fine. Cioè, sì, è super fuorviante nei confronti della cultura hip hop. Ed è pericolosa perché è ideologicizzata, per cui lei giustifica tutto dal punto di vista del funzionamento economico e del successo a livello di fan. Perché se tu non hai nessuno che ti ascolta, tu non sei un artista. Poi magari fai le cose più che incredibili più tumultuose della storia del secolo, però se tu sviluppi la tua arte in camera tua non sei un artista, capisci? Tu sei un artista solo quando hai gente che ti ascolta e che... Mi ha colpito molto questo libro, il romanzo di Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco. È un libro su il rapporto che c'è tra l'arte e la religione, quindi come i due pilastri che danno significato alla vita dell'uomo. Gli unici, cioè l'artista e il religioso sono le uniche due persone. Ah beh, in Audi. Ok. Perché? Perché in Audi è una collana che è nata, diciamo, da ambienti di sinistra molto contestatori. Difatti, molte delle pubblicazioni in Audi ancora adesso sono abbastanza, diciamo, contro il sistema vigente. Ospita molti... Questo libro l'ho letto all'interno del programma Adams di letteratura contemporanea, e è un libro che ha due protagonisti, uno un artista, una religiosa, una credente, ed entrambi hanno delle sorte di momenti di epifania, cioè le loro vite vengono cambiate, vengono portati a vivere secondo delle nuove idee, vengono portati a rivoluzionare la propria filosofia di vita. L'artista si chiama Federico, una sorta di artista fallito, e una certa decide di smettere di considerarsi artista e va a una mostra per caso e tutto gli sembra diverso e si rende conto di quanto l'artista sia diventato nella sua vita un qualcosa che non crea nulla, ma viene creato dalle persone, viene diciamo legittimato come artista dagli altri, quando è desiderato. Certo. E vede questi bollini, che quelli che vengono messi dalle opere nelle gallerie quando vengono acquistati, e si rende conto di quanto questi siano fondamentali in quella galleria, cioè diventano quelli per lui l'unica opera, e vede questo foglio con i bollini rossi e gli viene quasi l'impeto di prenderlo, di utilizzarlo come opera, cioè dal momento che la nota crea nella sua mente un'opera, e quindi la crea lo scrittore Tiziano Scarpa. Comunque, quest'idea in una società mediatica, dove noi siamo anche consapevoli dell'influenza che hanno gli artisti, li trasformiamo in una sorta di lavoratore così della operatore culturale, che però è una delle derivazioni dell'artista, perché l'artista in sé è l'unico giudice di se stesso. Ha fatto questo intervento, un intervento simile, Tutubi, YouTube fa cagare, in una live che ha avuto qualche giorno fa, quando ha voluto dire a quel suo detrattore che dal momento che lui ha fatto sapere che lui vuole fare l'artista, vuole fare il cantante, ha dato al pubblico l'arma per dargli del fallito, quando facendo quel discorso lui ha dimostrato di essersi reso conto che solo lui è in grado di decretare quando ha fallito e quando non ha fallito come artista. Per questo
se sta cazzo. Sai una cosa? Anche questa definizione di artista è pluralista. Molto, sì. Cioè, artista significa che tu sei artigiano di più arti. E in ogni caso, prima arriva l'arte, prima certo. Che venga definito un artista. Certo. E l'arte supera sempre chi la fa. Però pensate bene al concetto di artista, cioè uno dovrebbe essere artista, che faccio una cosa. Un artista invece è un Michelangelo, è un, non so, uno che fa, ogni cosa che fa lo fa ad arte. Sì. Quindi ne padroneggia diverse, sperimenta in diverse arti. Cioè non stiamo molto attenti al succo vero delle parole che usiamo, perché l'etimologia di artista sta a significare che tu stai in diverse arti. Certo, anche sì, da pensare a questa cosa, neanche io mi definisco un artista, ok? Seppur sono un tecnico artista, un artista tecnico, sono un po' strumentista, compositore, esecutore, scrittore, poeta, faccio aforismi, mille altre cose, mi comprendi? Non riesco a definirmi un artista. È l'arte che al massimo fa sì che la gente riconosca un artista. Sì, anche perché se la società, almeno le persone che conosco io, che sono molto, molto, molto all'interno della società, mi definiscono come un artista, quasi mi preoccupo. Perché dal loro punto di vista è come se io fossi un freak, capito? Sì, anche questa cosa di... mezzo pazzo, a lui è un artista. A condiscendenza, no? Quest'area di superiorità, sai le altre cose. Questa ipocrisia, quest'area di superiorità, di snobberia, no? Scusa, sei in un loop come un terreno elettrico della Lima e vuoi toccare i miei livelli, stai giù. Io non mi metto alle altezze di dirti sei nessuno, ci vuoi provare tu con me, e se ci provi allora ti dimostro che... È basato sull'idea che c'è un piedestallo dove tu performi e gli altri che ti stanno a guardare. È quella roba che dico io, che ho detto prima, cioè non sono uno da ideologizzare, non esiste il culto della personalità sulla mia persona, io sono l'esempio di un limite da superare. Devo essere l'esempio di un limite da superare, cioè come un cartello non do consigli, al massimo do indicazioni. Come un cartello non do consigli, al massimo do indicazioni. Per vedere esattamente il concetto di artista così come lo intendevo io prima, se io ti do un consiglio di lettura che è il Guglielmo Meister di Goethe, io l'ho letto da quando ero ragazzo. Ed è proprio la storia dell'apprendistato al teatro come arte. Guglielmo Meister, Willem Meister sarebbe praticamente in tedesco. Sì, sì. È un romanzo del tardo Settecento di Goethe. E questo qua, se tu lo leggi, è bellissimo da leggere. È un Bildungsroman. Poi ci passo. Un coming of age, che parla proprio di un ragazzo che scopre tramite il teatrino della nonna in casa la passione per il teatro. E da lì inizia tutta un'avventura in cui incontra diversi personaggi, tra cui alcuni che sono appunto quelli che, di cui parlava Giosta, che prendono e non danno niente, ad altri invece che stanno nella solitudine più totale, ma quando si esprimono ti fanno piangere da quanta è l'intensità della loro, diciamo, arte, no? Quindi in questo senso questo è l'esatto opposto del concetto di artista, che adesso non si pensa possibile per via del fatto che si dice che viviamo in una società liquida o mediatica, ma hey, ce l'abbiamo tutti una stanza all'interno della quale in isolamento possiamo fare dell'arte. Non è che in una civiltà mediatica automaticamente l'uomo smette di essere uomo, cioè un creatore di contenuti, no? Perché l'uomo è anche geneticamente e cerebralmente un manipolatore di dati. E c'è tutta la parte creativa del nostro cervello che ci aiuta a ricombinare questi dati e quasi ci impone un esercizio creativo, che in certe persone
sono una funzione estremamente spiccata, una pulsione alla creazione continua. E quindi questo, io non capisco perché la società mediatica dovrebbe essere inconciliabile con la vita dell'artista così come è decretato da Guglielmo Meister, che è esattamente l'opposto di quell'artista che quando vede le mostre d'arte capisce che tutto è funzionale, cioè la pulsione all'arte esiste e può esistere solamente quando la sua arte viene desiderata o c'è richiesta, capisci? Perché, perché l'arte è spiazzante, è l'unica cosa nella realtà liquida che abbatte qualsiasi barriera mentale, ti lascia nudo, non puoi dire nulla, qualsiasi, anche il più ostico su questa terra, davanti a un'opera d'arte, si inchina, diventa parte dell'arte che vede, cioè non può dire nulla, non ha più quella voglia di criticare la qualunque, perché è impossibile, riconosce la proporzione dell'armonia, il calcolo aureo, cioè è l'unica cosa, l'arte, non l'artista, l'arte fatta lì, bella, palpabile, che ti lascia disarmato. Ma perché, più che altro perché mette anche dei paletti di pericolo su tutte quelle che sono le tentazioni appunto della società mediatica. Perché se tu vedi un'opera d'arte che è completamente al di fuori della normalità, delle cose che ti dice la società mediatica, e questa società e questa opera d'arte ti trasmette veramente tanto, allora tu come soggetto civile corri quello che è il rischio di dissociarti, capisci? L'arte portata a un certo punto. Sì, ma è anche un boost, certo. è anche uno stimolo. Ma per la società mediatica è pericolo questo. Ma infatti, per questo non viene mandata nei media la voglia di andare in un museo, la voglia di... Non ti mettono davanti le opere d'arte, ma ti mettono le pantomime che tu devi seguire per rimanere nel recinto, che a loro serve per mungerti. Non ti danno stimoli per crescere, per elevarti. E tra le altre cose, il discorso che faccio io non è un discorso... di cosa che facciamo noi, Giosso, non è un discorso complottistico, è tutto l'opposto. È una constatazione di quello che vediamo con i nostri occhi, perché io vivo a Londra e mi rendo conto che guardando YouTube Italia, cioè gente come Tutubo, Shai, perché li guardo tutti più o meno, no? La Croix, 89, eccetera. Mm-hmm. Però mi rendo conto, ma penso che io guardavo anche il Look 4316. No, io evito tutta la spazzatura possibile immaginabile. No, e anzi prima del Cerbero, che riseguo da gennaio, io non mi perdo una live, però a livello di informazione personale sulla comunicazione sociale, sulle dinamiche, su quello che dicono e tutto, cioè mi ristudio all'assunto proprio. Prima di loro io non conoscevo proprio YouTube Italia, io ero sempre su YouTube America, ok? E sui cazzi miei, sulla mia musica che carico sempre, però grazie al lavoro di YouTube Simone Santoro col suo YouTube Fa Cagare, mi sono rivisto tutta la sua roba, ho scoperto vita, morte, miracoli dietro le quinte di tutti gli youtuber italiani che si sono accavallati per una decina d'anni, chiamiamola così. Cioè, c'è anche questo aspetto qua, che in quello che fanno adesso ci sono pro e molti contro, ok, nella comunicazione, perché loro hanno un grandissimo seguito, ma se ne sbattono i coglioni della responsabilità che hanno. Lasciano... Tu li guardi? Io sì. No, lui. Io facendo parte di Arena, il vecchio, avevo conosciuto Marra e Tutubi. Sono nati su Arena, Marra e Simone Santoro. Esatto. Ah, non sapevo questo. Sì. No. E io sono sempre stato parte un pochino così di internet, ovviamente non fino a troppo tempo fa perché ero troppo piccolo. E io devo dire, come persona, il mio youtuber italiano preferito è Fraus di Parliamo di Videogiochi. Aspetta che guardo, tanto tutto quello che mi hai detto l'ho bookmarkato, aspetta un attimo che apro un'altra pagina YouTube. Su YouTube? Sì. Fraus, F-R-A-U-S con la W. Ah, Fraus,
Frolls, ok. Lui è la persona più umile e diciamo più più nobile che ho visto nel panorama youtubico italiano. La più interessante secondo me è Santoro, perché lui è quello che mette, cioè si è messo più a nudo, è quello che ha intaccato più gli altri. Tu li voi li conoscete ben meglio di me, ma io, ecco, quando Santoro però fa il piagnone, che c'è qualcosa che lui sembra si mette a nudo, io non ho ancora capito se è recitazione al top level o è veramente lui. Diciamo che Simone non ha ancora capito dove finisce Tutubio e dove inizia Simone. Ah, tu hai, quindi, anche tu hai questa impressione. Sì, eh? Quindi beh, ovviamente, è in freestyle, chiamiamolo così, tra il reale e la finzione. Quando dice qualcosa di reale che è sbagliato, dice che è finzione. Quando dice una cosa sì, finzione che gli viene bene, cioè, dice che è realtà. Sono psicologicamente molto, così. Fai conto che... Prego, prego. Simone Santoro, cioè tutti quelli che tu vedi là, Rubino, sì, Marra, tutti i loro amici. La crica romana. Sì. Però tanto, tutti loro sono esito del talento che ha Simone Santoro. Cioè è stato lui che è riuscito a piazzarli e a fargli dire le cose che voleva e a coinvolgerli negli argomenti che voleva. È lui il genio. Vero, vero. Diamo a Cesare quel che di Cesare, hai detto. Sono i suoi personaggi. E questo molti lo sottovalutano di lui. È vero, è vero. Ma... è vero. No, si vede, perché lui... È il più istrionico, non c'è dubbio. Cronologicamente quello che faceva lo show quando aveva il vecchio formato di YouTube fa cagare era lui, cioè non c'erano altri. Però lui. Già YouTube fa cagare comprendeva dentro di sé, conteneva la qualità di essere una sorta di no, uno show, un canale, una rubrica che teneva conto di quello che facevano gli altri intorno a lui. E quindi trasformava il tutto in una sorta di... cioè prendeva YouTube per lo spettacolo generale che era, altrimenti non sarebbe esistito YouTube fa cagare. E non era un canale unilaterale, ma era un canale... a senso unico. Era un canale che comprendeva tutti quelli paralleli intorno a lui e quindi li ha inglobati nel suo spettacolo. Ah, ok. È l'unico canale che ha fatto così. Non aveva bisogno di invitarli. Lui lui cambiava, mutava in base a come andava YouTube Italia in quel periodo. E questa è la cosa geniale che ha fatto, secondo me. Gio Pizzi mi fa una pippa sopracciglia. Gio Pizzi, ho fatto un episodio conto bellissimo, quello su... mi sono arrabbiato un po' con Gio Pizzi, bellissimo, l'hai rimandato a scuola con il microfono nella cartella, come diceva Nesta. Io non lo riesco a sopportare. Guardati l'episodio che ha fatto Paolo, è veramente magistrale, cioè con educazione e pacatezza. Perché Gio Pizzi, secondo me, ha un problema. Il problema fondamentale, che non ho capito anche lì se... Giovane. Se non è per non ho capito se ci fa o se ci è. Perché Gio Pizzi, in tutti i suoi episodi, è isterico. Non so se l'avete... è isterico. Quando ha fatto l'episodio... Galimberti? Quello di Galimberti, dici? Sì, ha fatto l'episodio contro Galimberti. Io lì mi sono infiammato perché lui non ha letto un cazzo di Galimberti e parla di Galimberti come se potesse permettersi di criticare quello che un uomo di 60 anni che ha scritto libri tutta la vita, almeno leggigli qualche libro se lo vuoi criticare. Criticalo pure, sì, ma sì, leggi la sua roba, no? Sono perfettamente d'accordo. Cioè, ho lo stesso dubbio. Ha preso delle frasi fuori da qualsiasi contesto e le ha criticate. Io prendo Giosta, gli prendo qualsiasi frase fuori dal contesto, gliela critico in 2 secondi perché la estrapolo dal contesto naturale e la critico per quello che non è, capisci? Ma guarda, non c'è bisogno che me lo spieghi bene, ho perfettamente capito. Io non li ho mai visti sui video,
Io l'ho beccato, l'ho visto solo nelle live dove interagisce con gli altri. La più, quella che mi ha formato di più la mia opinione su di lui, la mia impressione su di lui. È un ragazzo fragile e insicuro. È quella che ha fatto con sul tema cannarsi. Quindi il tema non l'ho vista, hai visto Evangelion però? Scusa? Hai visto Evangelion, l'anime? No. Vabbè, no. Conosci cannarsi. Penso di aver sentito, visto, sentito. È quello che, è quello che cura le traduzioni, gli adattamenti per gli anime in italiano. E tutti, e tutti li danno addosso perché lui ha fatto una questione proprio para-para di culturale giapponese, di riportare esattamente le cose come stanno. E in Italia non capiscono certe cose, cioè gli danno contro, cioè, per il, quello. Il fatto, la cosa, io comunque sono, cioè, al di là di tutto, io ho apprezzato cannarsi e non c'è voluto molto per, cioè, dopo quelle live, dopo quello scandalo, io mi sono ritornato a vedere i suoi doppiaggi e per godermi ancora meglio, perché lui mi ha fornito quelle cose. Dici Gualtiero Cannarsi, sì, Gualtiero, sì. Cannarsi, cioè, okay. Sì, l'avevo praticamente, che ero subscriber di quel canale dove c'è lui, dove ci sono le sue cose, e non me lo ricordavo perché guarda, ero... quasi ogni lunedì è in live con Daily su Twitch, sì. Lui praticamente ed è una persona veramente d'oro, paccata, sì, che... sì. Di una cultura talmente elevata, con una memoria fotografica che non ho mai visto, cioè qualsiasi commento legge anche dopo un'ora lui te lo riporta papale papale e risponde, sì, con educazione a tutti, cioè, in modo è giapponese riuscito, penso è riuscito per me a arricchire attraverso il doppiaggio la lingua originale, cioè è l'unico doppiatore che è riuscito a mantenere così tanto il contenuto adattatore, scusa, e da creare attraverso il ponte con la lingua italiana dei nuovi significati che si annettono. E, certo. Ma qual era lo scandalo che dicevi che era successo? In tutto questo... Gio Pizzi e il resto della maraglia, diciamo dei nerdini così isterici, superficiali, io li chiamo dei trentenni dal gruppo, cioè sono quelli che funzionano proprio in gruppo, i fan con le bandierine che vanno alle fiere, cioè sono dei fan, loro, tra cui Gio Pizzi che è un doppiatore, hanno criticato a cannarsi il fatto di sostanzialmente di non essersi attenuto al gusto dei consumatori e dei fruitori e alle loro incapacità, quindi per loro l'opera originale doveva essere tagliata, doveva essere non dico rovinata, lo implica adattata all'ignoranza italiana, capito? Adattata all'ignoranza e non alla lingua. Perché l'ignoranza è parte del tipo di fruitori degli anime. E, cioè, in tutto questo, secondo me, cioè, Gio Pizzi ha dato perfettamente un'idea delle sue lacune, dei suoi limiti. Io da qui ho formato la mia opinione su di lui. È stato abbastanza annichilito in quel confronto. Sì, una delle cose che aveva detto su Galimberti, tra le altre cose, era che Galimberti usava un linguaggio che non era consono all'ascoltatore medio, e io gli ho risposto, se effettivamente se tu da un filosofo ti aspetti di avere un linguaggio che sia quello medio, allora penso che sei mediamente in errore. Sì, no, per lui il linguaggio alto è in errore di per sé, cioè non deve esistere. Se non esistesse, per lui il mondo sarebbe a posto, sarebbe meglio se non esistesse il linguaggio alto. La realtà è che il linguaggio medio, quindi il linguaggio popolare, si muta e si plasma anche per l'influenza del linguaggio più basso e di quello più alto.
cioè sono delle delle realtà, delle dimensioni collegate, che devono rimanere tali per funzionare, hanno il loro senso. Cioè tu non puoi chiedere a uno che doppia un anime come Evangelion, che è un'epopea, è una cosa che ha cambiato la cultura giapponese, non è un anime solo per ragazzini, è un'opera diversa dalle altre per i ragazzini. Certo. Non puoi pretendere di trasformare questa e di attuarla con un ricrearla con un linguaggio mediocrizzato, senza mediocrizzarla. È allucinante, certo. Non dovrei neanche dirlo io. Veramente. Ah, non sapevo, ecco, mi hai dato un aspetto di più. Sì, comunque io, sì, ne ho vista solo una delle live tra con Cannarsi ed Ellie, e in quella comunque Cannarsi riusciva a dare degli insight di conoscenza su quell'anime incredibili. Cioè, lui ha detto che tuttora sta riscoprendo dei significati all'interno del testo originale di Evangelion, e si è reso conto che nella prima puntata, tra le prime frasi di presentazione di uno dei personaggi, una parola rimandava a un evento futuro tra i due personaggi, dimostrando che ogni cosa di quei dialoghi deve incastrarsi in quel posto per funzionare. È una matassa studiata a tavolino, cioè non è fatta a caso. I dialoghi non sono comunicazione tra personaggi. Scusate, goliardia, Paolo, sei esattamente come il tuo puppet, il logo del tuo canale in questo momento. Cioè, sì. Bellissimo. Okay, okay. Per il rosso. Ripeto, perché mi sa che non si è sentito, i personaggi non devono solo comunicare coi dialoghi, si devono spiegare, certo. E devono spiegare la storia, è tutta un'altra cosa. Certo. Per un giopizzi devono comunicare, devono farsi sentire, farsi leggere, basta. Ma che tipo di mentalità o ideologia è quella di questo gruppo di persone giopizziane? Cioè, come si chiama questo movimento? C'ha un nome? Non lo so, guarda, no, io non ne seguo neanche uno, quindi i pizzettoni, come cazzo, l'idea di base è questa, te la dico in 448. Questo anime io l'ho visto nella mia infanzia, e se tu mi vai a rompere la mia infanzia, mi porti dallo psicologo, ecco qual è. Certo. Il trip. Certo. Sì, io sono abituato a gente che mi critica la mia infanzia, perché quando hai l'età mia e di Giossa, la gente continua a dirti che ormai sei un boomer, che tutto quello che ascolti tu è roba vecchia, e che tu sei un vecchio e quindi le cose nuove non le capisci. All'avanguardia con le tecniche. Quando invecchi, la gente la prima cosa che fa è dice: ah, ma tu ascolti la disco è musica da vecchi. Ah, ma tu ascolti, non ascolti la Vaporwave, ascolti la New Wave, ma la New Wave è da vecchi, no? Tutte queste cose qua. Quindi un po' sono abituato, però sì, quello che è pericoloso di persone come lui, ma penso che ce ne siano, ce n'è un altro che adesso mi sfugge di cui mi sfugge il nome, che era simile in quel senso, uno che adesso non mi ricordo chi è. E che ovviamente questo qui ha un sacco di views, e quindi il problema grosso è che educa, capisci? Non è più una persona al bar. Negli anni 70 c'era la gente al bar, negli anni 70 tu avevi la gente al circolo dell'ACI, al circolo ACI, al bar, al dopolavoro. Al dopolavoro ferroviario, e io mi ricordo, perché andavo a trovare mio nonno, c'era quello che diceva: ma il governo, tutti ladri, no? E si inventava delle cose simili a quelle che si inventano al giorno d'oggi i terapiatisti e quelli dei rettiliani. No? Però avevamo il jukebox. Capisci? E tra un bicchiere di vino e l'altro queste cose diventavano sempre più incredibili, no?
Però era un circolo, era, la cosa era limitata a quelle persone lì, che alcuni poi lo prendevano anche per il culo, quindi cioè, finiva lì. Invece qui è diverso, perché questa purtroppo è vero che è una bella democrazia, quella dell'informazione libera, dove ognuno di noi, come diceva Grillo, può essere una televisione, però cazzo, quando hai una televisione hai anche una responsabilità su quello che dici alla gente. Allora è veramente meglio un canale di sole bestemmie, perché lì non fai passare niente, fai passare solamente una trasgressione alla religione che può essere di discutibile gusto, però allora a quel punto invece Gio Pizzo è pericoloso perché ti dà proprio delle regole, capisci? Delle regole sì, con cui la gente si deve comportare. E però io penso che la Paola Zucker sia 10 Gio Pizzi al quadrato, sì, cioè sia ancora molto più pericolosa. Lei, Fabri Fibra e tutta quella gente lì, io penso che quelli siano veramente pericolosi per l'educazione della gente in generale. E come si chiama, Giosta, quello che fa, che parla di pop del sud, che aveva fatto la classifica di la classifica dei rapper più squallidi con la tipa che vomitava in mezzo a ogni video? Lo guardavo quello. Sì, stesso. Sì, coso. Ma... Jason Raider. Jason, lo guardate voi Jason Raider? Sì, anche se adesso sta caricando poco, comunque la campanella è attiva, però aveva fatto delle robe, diciamo, lui è molto con un piede di qua e uno di là, perché in ogni caso purtroppo per avere numeri in giro deve anche occuparti di trash, e quindi però dice anche delle cose molto giuste, capite? Io volevo poi ritornare a Fuochico un attimo. Io volevo dire di Fuochico, che poi non ho avuto modo di dirlo, che a me Fuochico, quando è arrivato quel video in cui lui aveva preso per il culo, come si chiama il top youtuber dei videogiochi lì? Il primo Fabi video J. di Fabi J, che aveva fatto l'imitazione di Fabi J, ma aveva fatto schiattare da ridere a me quella roba lì. Sì. Cioè, mi aveva veramente impressionato. No, io non seguivo YouTube, io non seguivo YouTube Italia, quindi proprio... Fuochico secondo me era proprio il limite del pagliaccio, però c'aveva questa faccia divertentissima, quella faccia, cioè è proprio il goblin per eccellenza, è proprio in un senso, sì. La faccia da infatti senso. Lui vestiva bene i panni dello youtuber polemico. E se non l'avesse fatto Simone, l'avrebbe fatto Fuochico. Però Fuochico, secondo me, a un certo punto si è risentito di questa cosa, no? Sì, sì. Lui a una certa non ha più fatto niente e si vede che ha preso una via diversa nella vita, ha studiato arte, lui vive a Lucca, è stato nell'ambiente del cinema e a quanto pare ora... E è tornato a studiare altre cose e ha altri interessi, e a me è sembrato un personaggio sempre molto interessante. Anche lui era su Arena, ah, okay, il gruppo, e ogni tanto parlava e mi è sempre sembrato dal vivo, fuori personaggio, una persona con tantissimo dietro, infatti mi affascina molto e io lo rispetto pur non conoscendolo, però ora non, diciamo, Fuochico non esiste. Certo. E di Mr. Marra cosa mi dici? Marra è un... secondo me lui è una fortuna nell'ambiente di internet in Italia, perché lui era nato su Arena come personaggio, come Chad. Sì. Come personaggio che non si vergognava di mostrare nulla di sé e in qualche modo era rispettato, perché era di bell'aspetto sia esteriore che interiore, e questa è la caratteristica che gli ha fatto fare più successo. Cioè è una persona in equilibrio, di bell'aspetto e anche con una capacità critica, un senso critico. Certo. Però lui, per la sua famiglia, non so, la sua vita, cioè è una persona anche abbastanza umile. Cioè lui faceva il personal trainer, pagato pochissimo, quasi schiavizzato, e quindi ha sempre mantenuto delle filosofie di vita molto semplici. Gli piaceva il cinema, gli piaceva Pasolini. Sì. E quindi mi sembra anche che aver capito che gli piace tanto.
Cosa? Fellini mi sembra di aver capito che sì, piace sì. Anche tanto. Ti piace il cinema classico italiano? Okay. Okay. Il neorealismo. È una persona semplice e legata a dei principi solidi e anch'io, cioè, lo ammiro. Spero che internet non lo ingoi. È un po' ambiguo il suo ruolo quando fanno adesso nel formato di Tutubo che sta lì, non si capisce, perché lui è una persona seria. Io l'ho sentito parlare di cinema da solo, però sì. Con Tutubo alle volte sembrano... Il fatto è che Marra non è ammirato per i suoi valori e per le sue passioni come il cinema. Marra è ammirato perché questo suo aspetto e questa sua capacità intellettuale è usata al Cerbero come una sorta di martello del vincitore sugli sfigati, che fa intrattenimento perché alla gente piace vedere Marra che si confronta con dei soggetti ignobili. E Marra soffre Marra di continuo di questo pubblico che lo degrada, quando lui non si sente, non vuole essere questo clown. E perché, perché sta lì allora? Perché in qualche modo lui si sente di avere uno spazio nel tutto facendo questo. Cioè, lui che ha, come ti ho detto, un'indole semplice, e dice, me lo faccio andare bene perché io non posso chiedere la luna. Io, anzi, si è un po' piegato, si è omologato al format ideale del Cerbero, e quindi ora fanno solo quel tipo di cose. Lui non parla più di cinema, quasi dice fa l'opinionista e mette le sue opinioni da opinionista su internet, tutta la sua buona volontà, le sue buone intenzioni, il che è abbastanza nobile. Cioè, lui non, diciamo, si è reso conto di far parte di qualcosa che è più grande di lui. Sì, io adesso mi sono ricordato, sì, e tra le altre cose, secondo me, non so quanto è sostenibile questa sua posizione, perché io ho visto l'episodio con Riccardo Rosario, non so sì. Se l'avete visto. Ho visto tutta la saga, dall'inizio alla fine. Cioè, io l'ho trovato profondamente scorretto, che per quanto questa persona fosse stata disonesta, io trovo profondamente scorretto un processo in pubblico da parte di persone comuni, tra le altre cose 3-1, che inveiscono, cioè, se vogliamo proprio confrontarci con questo signore, bisognerebbe farlo singolarmente, non avere 3 persone che gli urlano dietro. Mi è sembrato un po' di cattivo gusto, e tra l'altro mi ha ricordato... Lui non è andato a fare un confronto, sostanzialmente, lui è andato a partecipare a una trasmissione, e la trasmissione è quella, che ci sia l'ospite o no, il Cerbero. E il Cerbero è guardato proprio perché è un Cerbero che mangia vivo certi personaggi, mangia vivi. Sì, io avrei il terrore di essere ospite, io probabilmente mi rifiuterei in tutti i modi di essere ospite in una cosa del perché genere. se uno non ti trova al punto debole, te le trova l'altro. Cioè, se il tuo punto debole non è intellettuale, quindi con Marra non cadi perché ti fa incazzare un altro, perché sei permaloso. Sì, diciamo che al Cerbero c'è il giochetto del poco incrociato. Cioè, stai parlando con uno e interviene l'altro e distoglie il focus, sì. E ti giri all'altro e parte l'altro e fa lo scemo. Cioè, non si fa così. Non lo so. Invisibilità. Perché... Sì, per quello, cioè Riccardo Rosario non aveva... Vabbè, Riccardo ha delle identitarie culturali, anche di consapevolezza del sé, poco ma da dire. Cioè, ha fatto delle grossissime cazzate, perché quello che ho visto quando è intervenuta la ragazza che ha fatto vedere lo screenshot delle comunicazioni, quella che aveva chiesto il pacchetto sì. Dei suoi servigi, quando gli chiedeva di pagare i soldi, Riccardo Rosario ha detto una frase che è 'ndrangheta pura, cioè, perché noi siamo come una cambiale. Ma come cazzo ti permette una ragazzina di dire una frase del genere? Solo per quello, cioè, andava immediatamente cestinato e mandato via.
solo che poi per amor di cronaca, views, cazzi e mazzi, l'hanno portata alla lunga, l'hanno spolpato vivo, hanno ricercato tutto, sono andati persino a trovare dove lavorava a Londra, nella paninoteca, mentre diceva che era tutt'altra cosa. Cioè l'hanno veramente fact check in tutto, grazie anche a Ivan Grieco, che è il primo che ha trovato un casino di robe, però ovviamente hanno fatto anche il loro show. Hanno, diciamo, esagerato anche troppo su una cosa che era plateale sin dall'inizio. Ci hanno campato per un bel po'. Il motivo per cui uno come Riccardo Rosario va tutto il tempo a litigare al Cerbero e non da Marco Merlino, anche se anche Marco Merlino l'aveva è intervenuto una volta in live. Però va al Cerbero perché... Stranamente Cerbero... molto calmo, Marco Merlino ci ha provato in tutti i modi fino a quando ha sbottato, poverino. Ma sai perché? Secondo me perché Marco Merlino ci si è immedesimato. Ha empatizzato, Marco Merlino è uno che empatizza molto. Essendo di Messina ha visto queste meccaniche dal vivo. Però uno va al Cerbero perché il Cerbero, al contrario di altri come Marco Merlino, ha YouTube fa cagare, che è marra, che sono in grado di portare sotto il riflettore delle tematiche, degli argomenti che costituiscono delle sorte di mele dell'Eden, cioè degli argomenti e delle dimensioni dove non vanno gli altri, che sono quelle dimensioni del futuro, inteso come le prossime, ed è lì che sta l'interesse. Però c'è da dire che Marra fa anche un giochetto molto sofistico e spesso è anche pleonastico. Usa parole di cui non conosce appieno la sostanza. L'hai sgamato? Eh? Come l'hai sgamato quando fa così? Quando parla lo osservi e il linguaggio non mente. Soprattutto quando fa delle mezzi discorsi lunghi, non dà tutto di getto. Pensa a quello che deve dire per risultare altisonante. Ma se sei di livello lo vedi che è pleonastico, ok? Sì. Una volta gli è scappato branchia, perché questa è una branchia, convinto, cioè il pure la chat subito immediatamente, che è sta branchia? Branca! Fino a che? Poi un'altra volta hanno quasi litigato tra di loro per il detto nomen omen, ok? YouTube diceva, si dice nomen omen, e invece Marra e Flame convintissimi che si diceva nomen omen. Sì. Cioè la base della base, non sai neanche cosa, ti metti lì a sindacare, tant'è che YouTube ha dovuto farglielo leggere in rete, che cazzo, nomen omen, capito? Hai ragione. Però capisci, cioè devi aver visto che Marra è un tipo di persona. Io non perdo una live, neanche i pensieri solitari di Marra, da gennaio 15-21. Le vedo tutte, io sono in rete H24. Okay. Ma potresti anche averle viste tutte, ma essere diversa questa cosa. Cioè, tu in Marra hai visto una persona che è simile a te. Cioè, in futuro Marra, secondo me... Sì, sicuramente. Il fatto che ha ancora 30 anni. Ma adesso cambieranno le cose perché sta per diventare genitore. Vedi come cambiano le priorità. Marra? Sì. Ha dato l'annuncio, dovrebbe nascere a giugno, luglio. Vedrai il salto di qualità che farà Marra. Io spero che, cioè, ho visto, io sono una persona che ragiona molto con le immagini, e a me questa situazione, io spero che vada tutto bene a lui. Ovviamente. Non è che non mi piace. Gli ho già augurato
su Instagram tutto il bene possibile, no, per lui è Alex, no, perché diventare genitori è una roba, diventare tipo Super Saiyan, cioè ti scattano delle loro cose. Loro tutti piacciono molto, però questa meccanica qui del, cioè del gruppo di rockstar famose e soprattutto del frontman Marra, giovane, bello, intelligente, bravo, di successo, con una ragazza che si avvicina, a me ricorda tipo Yoko Ono. Ah, e mica, non, è un bello, non è un bel augurio. No, infatti, però, cioè, di solito, io vi parlavo prima del mio, cioè di quell'album metal che mi piaceva. Stessa cosa è successa, cioè la persona di successo ha tutto un fascino, poi nel futuro spesso decade. E secondo me, con questo voglio dire, io avrei aspettato un po' di più prima di avere un figlio, però ovviamente... Un figlio difficilmente lo programmi, Vabbè, specialmente al giorno d'oggi. Il secondo sì, ma il primo... Sì, ma vai tra, cioè io non sono... Cioè, sono un ragazzino, però per dire che io da dietro lo schermo ho un po' paura per lui quando vedo questo argomento. No, guarda, io ne ho due. Il maschio ha 15 anni, la femmina 13. Adesso siamo... Ho visto nelle foto di YouTube. Siamo su Instagram, siamo su Discord assieme con Jamal, che buon sangue non mente. Lui era bimba, quando avevano 5 anni avevano il loro computer a fianco a me. Io li mettevo in LAN a giocare a moto, Cross Madness, eccetera. Sono arrivati a scuola in prima elementare, che già sapevano aprire Paint, disegnare e salvare i file con il loro nome. La maestra gli ha detto: cavolo, ma come siete bravi! E papà che ci insegna qua e là. Genitori, non c'è nessuna scuola che ti insegna. Impari con la prima, quando lo porti a casa il primo giorno dall'ospedale, e inizia a piangere e dice: ma che cazzo vuole questo? Papà cacca nanna, poi scopri che si è cacata addosso, lo pulisci e cominci così piano piano, ok? C'è un po' ovviamente di infarinatura data dal pediatra, di ruolo per il bambino, una cosa e l'altra, ma è una scoperta continua e non è più, e tu cambi totalmente la tua vita, perché non è più Joy and Pain, cioè o Joy and Pain, nello stesso istante di tutta la tua vita H24 è Joy and Pain assieme, perché sei felice per questa creatura che proteggi a tutti i costi, per i suoi progressi, i piccoli progressi che fa, nel contempo sei preoccupato e cerchi di anticipare ogni qualsiasi minimo errore, cioè non c'è pace. Però è beatitudine in ogni caso, capito? Come farà a andare in live tutte le volte così tanto quando avrà il figlio? Dovrà conciliare l'utile e il dilettevole, la professione, come tutti noi andiamo a lavorare in fabbrica o cose. Si divideranno i compiti equamente lui e la compagna. Spero, perché è veramente tanto in live adesso lui, è dappertutto. Invece due live al giorno e più ospitate in giro. Stanno cercando di capitalizzare sul momento. Perché non sai mai quanto dura. Io non saprei cosa fare con due live al giorno. Cioè, come no? Mica le fai da solo in YouTube da 10 anni, 8 ore di live ininterrottamente. Per te è una passeggiata Twitch, ma stai scherzando. Ne fai anche solo una al giorno? Ma però ovviamente su Twitch devi stare sul pezzo, cioè se vuoi guadagnare soldoni devi stare lì almeno una volta al giorno, da quell'ora a quell'ora ti dai un limite, quello che vuoi, e poi una volta a settimana ne fai una estemporanea lunga su argomenti che più preferisci. Vai tranquillo che tu nel giro di una settimana diventi già partner, perché avrai un seguito enorme, lo so già io, per gli argomenti che porti tu Paolo, di knowledge e conscious, dalla musica, alla filosofia, alla storia, ai libri, alla collezione di dischi, agli strumenti che hai, all'etichetta, alle produzioni che fai, alle collaborazioni che hai avuto, aneddoti di vita e mille cose che sappiamo di te.
tutti i giorni devo farlo, tutti i giorni, sì. E se vuoi farne una professione, cioè tu molli anche il tuo lavoro di avvocato in diritti musicali, perché vai a guadagnare veramente conto. Fai conto che chiunque che ha Prime ti può iscrivere gratis al tuo canale, ok? Non paga una lira, è già incluso. Per ogni iscritto, Bezos a te ti versa 2,50 euro. Ah, okay. Okay? Ok. In più ci sono le donazioni, i bit, che sono sempre soldi. Tu veramente... Si può fare Twitch dal telefono? Sì, però non è una cosa... Ti faccio, te l'ho detto io, ti sento tutto, ti faccio anche scaricare il programma apposito in 2 secondi, lo impari, non c'è un cazzo, facciamo una video call io e te, ti mostro lo schermo. È un attimo, Paolo, è un attimo. Poi per te che sei uno smanettone, per te che sei uno smanettone dall'analogico al digitale, è un attimo, capito? Capire come funziona la cosa. Ti giuro, non ci avevo ancora pensato a Twitch, perché vedo che ci sono andati tutti e tutti dicono che si guadagna di più, però io non so perché non... Ma il rapporto con YouTube sarà 1 a 10, 1 a 20. Cioè, ma tanto... Lo dicono tutti, l'hanno detto tutti, l'ha detto anche YouTube. Fai conto che il Cerbero adesso ha 8.000 abbonati. Per 2,50 quanto fa? Al mese. In euro? 2,50 per 8.000. Io ce l'avrei in sterline, tra le altre cose. Vabbè, sempre quella quindi è la cifra. Quindi sarebbe anche di più. Al cambio, sempre quella è la cifra dell'euro, ok? Sì, no, ma avevano fatto i calcoli in live. Però fai conto, il calcolo solo di abbonati, senza contare le donazioni e il resto. Ad esempio a Rubino un giorno uno gli ha dato 1.000 euro. Un altro gli ha regalato 200 abbonamenti. Funziona così. Se 1.000 euro a Rubino. Eh sì, se tu sei interessante e fidelizzi le persone, capitano quelli che hanno le possibilità, che 1.000 euro sono un caffè per loro, e ti supportano perché vogliono che tu faccia quelle cose. Oh, bene, ottimo. E tu YouTube questo è possibile, no? O è possibile? Ci sono gli abbonamenti, però devi superare a parte i 3.000 iscritti, mi pare, no, i 1.000 iscritti, devi avere un tot di monte ore all'anno di visualizzazione. Perché hanno cambiato la partnership, io prima ce l'avevo, poi hanno messo il monte ore di visualizzazione, io me ne sbatto i coglioni, per me è solo un archivio di musica mia, capito? Non faccio lo YouTuber. Infatti, a me su HX78 me l'hanno tolta la partnership, sì. Ce l'avevo anch'io e me l'hanno tolta, sì. Quindi no, non posso più monetizzare, non posso più fare neanche niente. Su però. Twitch nel giro di una settimana o due tu cominci a fare cash, ma cash positivo. Ma Twitch quant'è il minimo di subscriber o comunque di abbonamenti? No, guarda, io ho già superato tutti i cosi, tutti i primi step, ci sono, poi ti passo la schermata dei livelli che devi superare. Io li ho superati in una settimana, adesso stasera dovrei superare mi manca una chat un po' più rumorosa, chiamiamola così, e mi scatta la partnership. Capito? Ah, okay. Solo che io non sto streamando perché sono stato anche 2 mesi fermo. Certo, ok, certo. Quindi sto riniziando adesso. Certo. Vabbè, ci penserò. Perché sembra una cosa molto interessante questa. Oh, lo è come? A livello economico-finanziario, ti giuro Paolo, non so quanto prendi di stipendio, ma lo immagino. Ma non mi bastano mai perché li spendo tutti in un studio e in un attimo raddoppi le tue entrate. Li spendo tutti, anche se prendessi il Ma trigger. Ovviamente, ma tutto quello che ti entrerà di Twitch, yuhuu. No, perché ci sono delle attività, ad esempio il libro mi sta costando un sacco di soldi perché l'editor mi costa dei soldi. Quindi l'editor adesso... Sta facendo un'enciclopedia della roba, musica, hip hop, tutto. Ogni mese l'editor mi ha succhiato tipo 350 euro tranquillamente. Okay. Poi la promozione per l'etichetta... Quando faccio una promozione blanda sono 250-400 sterline. Adesso a marzo c'è un pezzo forte che esce per l'etichetta e c'è una promozione da 1200 sterline. Ah, ho anche scordato, nelle tue live ovviamente passano gli ads. Per chi non è abbonato, ok. Per chi non è abbonato a Prime o al tuo canale,
vede delle pubblicità ogni tanto, e quelle a te sono soldi che arrivano. Ah, ottimo, 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 ottimo. Vabbè, allora farò questa cosa qua. Parla, dimmi quando sei pronto, facciamo una video call io e te, ti illustro ma tutto, guarda, ti setto il canale. L'unica cosa che devo fare, devo prendermi un computer in più, perché il computer che uso per la musica... Guarda, per la scheda audio. Un doppio schermo è la soluzione migliore anche, perché da una parte ti metti, tipo io uso OBS, o se no ti puoi anche usare StreamYard, ma è preferibile usare OBS perché più settaggio e tutto, così puoi mettere anche le robe dei bot, la chat che si vede, quando uno si iscrive puoi mettere un alert, cioè ci sono diverse features. Ma spiegatemi un po' cos'è questa cosa dei bot, cosa sono sti bot? I bot sono degli script che tu setti, che so, moderano la chat, evitano che la gente spammi o messa link fraudolenti, se tu dai un comando al bot e un trigger lui risponde del tipo bannami questo, cancellami quello, mandami il link del mio sito, mandami la produzione, cioè fai quello che vuoi. Delle automazioni, dei comandi, esatto, automatici. Tipo su Telegram, dov'è che li automatizzi? Dov'è che io posso programmare questi bot? Tipo su Telegram. Li metto, tu hai un tuo canale Telegram? Sì, 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 sì. Cioè, okay. Non lo uso mai, non lo uso mai. Mandami il link, entro io, mi fai admin, e ti metto subito due bot che ti regolano tutto, ovviamente ti rendo padrone di questi bot e sei a posto. Ma una curiosità, su Telegram ci sono canali dove praticamente non si può mai interagire con la persona che ha il canale? Ci sono canali e gruppi. Ah, okay. Ok, c'è il canale dove scrivi solo tu, ma puoi anche mettere un bot automatismo dove la gente sotto può commentare, che viene spostata in un'altra pagina, in quella del bot, dove può commentare la tua notizia. Poi ci sono i gruppi dove la gente si iscrive, ed è un po' come fosse IRC tempo. C'è il canale centrale, il gruppo centrale dove parlano tutti, e poi se clicchi su un utente puoi parlare in privato con lui. Interessante. Cazzo, sì. Giusto. Dimmi. Ma tu che programma usi per fare musica? Io, se devo fare sample, uso SoundForge per editare e il Seed come sequencer. Se devo creare da zero, uso Reason. Reason. Ah. Ok. Reason è un emulatore di rack analogici veri, di macchine vere, è un emulatore, un virtualizzatore, quindi posso avere... Guarda dietro Paolo cosa c'è, riesci a inquadrare un po' meglio la tua tower, Paolo? Ti faccio vedere. Di mezzi. Aspetta un attimo, lo sposto il telefono un attimo, faccio vedere. Perché io sono... Vedi a fianco a Paolo cosa c'è? Ci sono dei rack che servono per fare musica, ok? Per manipolare il suono, per crearlo anche da zero. Ecco, con Reason tu hai tutti questi e centinaia di altri. Roba che costa migliaia di euro, questa, non è che sono noccioline. Ho capito. La Marble Room! Paolo è un pazzo! Che bello! È mica pizza e fichi qua, ragazzi. Cosa sono? Sintetizzatori? Sì, quelli sono sintetizzatori vecchi che costano purtroppo un sacco di soldi, perché se ce li avessi quei soldi adesso mi farebbero comodo. C'è un valore in quella stanza inestimabile, anche perché ha pezzi veramente rari e datati, che fanno un suono che non è più riproducibile ora. Devi avere quella roba lì, magari anche balcolare. Li ho comprati da quando ero giovane, capisci? Ero ragazzo, dagli anni 80, il primo synth l'ho comprato nel 82. Non hanno prezzo oggi, capito? All'epoca non costavano tanto, poi pian piano sono diventati sempre più cari, ma il mio stipendio è aumentato, e allora a quel punto ho potuto continuare a comprarli. Sì, cioè, io vorrei davvero tanto iniziare a fare musica, solo che sto tipo imparando da solo e senza delle basi, quindi sono molto insicuro. Fai lo studio, in teoria è pratica. Io sì, sì.
Guarda, io ti consiglio, inizia con Sunforge e Sid. Con Sunforge ti tagli le cose che ti piacciono, ti piace quella batteria, ne fai un loop, ok, salvi tutte le cose, poi tagli un giro di chitarra, una voce, un coretto, poi apri a Sid, metti tutte le tracce e le fai entrare dove vuoi tu. È molto intuitivo, è Qual è il semplice. secondo che hai Poi detto? passerai ad altri programmi. Sunforge, guarda, te li passo su Telegram tutti e due. E lì poi te li passo, Sunforge e Sid. D'accordo, va bene. Ok? C'hai già il mio contatto? Sì. Va bene, ti Voi usate becco. PC o Mac? Io PC. PC. Sì, no, ormai la storia della latenza è roba passata. Sì. Va bene, tu guarda, me li appiccichi solo lì e poi faccio io. Sì, te li zippo, poi se vuoi facciamo anche con te una video call e ti do i rudimenti di base. Va bene. Ok? Per me, cioè, non sono. Io ho fatto un percorso diverso. Ho fatto scuola artistica, cioè liceo artistico, le cose pratiche. Io sono sempre stato, diciamo, freestyler, solo che certe cose che si imparano sul campo, come queste qua della musica, io non ho avuto. E i ponti, Guarda, io però. sono completamente autodidatta. Anche tutti gli strumenti che suono, tromba, didgeridoo, percussioni, chitarra, tastiere e tutto il resto, tutto da solo, Sì. passo passo, con la curiosità, un passo alla volta, ho fatto la prima basetta, poi la seconda, poi ho incominciato a suonarci sopra, ho campionato me stesso, che ho campionato me stesso, ho suonato su me stesso, tutto passo per passo. E ho iniziato ben dopo di te. Ok. Dunque, dal momento che tu ce l'hai fatta, è impossibile per me trovarmi scuse. No, sì. Cioè, giusta deriva da just a man, solo un uomo. Se ce l'ho fatta io, tu puoi fare di più. Perché Come hai detto te, sarai, come hai detto, l'esempio da superare. un limite da superare. Un Sono limite. l'esempio di un limite da superare. È di una semplicità da Okay. Iniziare da disarmare. soli non. No, se una cosa spontanea è fatta con curiosità. Hai ragione Paolo, scusa, specifico, io ho iniziato da solo, ma ero comunque all'interno della cultura hip hop, pieno di stimoli e cose ed esempi intorno a me. Ma è comunque una roba di studio, teoria e tanta pratica. Cioè, come un idraulico, non funziona, non esce l'acqua, da qualche parte il tubo è intappato. E Sì, lo sì. trovi e passa la musica. Mattoncino a mattoncino, come il Cubase di un tempo. Poi immagino che cioè, va anche in funzione un pochino di quanto uno ha un estro artistico, però io su questo non mi Oh, sento di aver mai ovviamente, non è avuto. detto, non lo puoi sapere finché non esce l'arte. Ma è un Senti. po' come un figlio, è un po' come un figlio, non lo programmi, cioè quando si sviluppa naturalmente la curiosità, poi vai da Vai te. da te, Quando. sì, vai da te. Perché io ho notato che nella mia vita. Ci sono dei giorni molto speciali nella mia vita che me li ricordo anche se sono lontani decenni, perché sono i giorni in cui ho capito che la curiosità che avevo potevo coltivarla. E ci sono delle cose proprio che ho deciso nella mia vita, che la decisione è arrivata spontaneamente. Cioè, io quando ho detto mi compro il primo synth, avevo già deciso che volevo fare un'avventura nel mondo dei suoni, quindi non avevo né la fretta di comprarne tanti, né la fretta di imparare troppo, perché sapevo che se avevo la fortuna di rimanere in salute per un po', avrei avuto tutto il tempo per andare nei dettagli, capisci? Quindi quando hai un po' di anni davanti, non c'è la fretta. Difatti, una delle cose che non ho mai capito in Italia è, ad esempio, su molta gente che fa trap, che hanno l'urgenza di dover fare il botto da subito. Come se ci fosse una fretta nel dover creare qualcosa che gli altri approvino, quando invece il mio approccio, ad esempio, come penso anche quello di Giosta, è stato tutto l'opposto. Cioè, tu ti metti a curiosare in un determinato ambito e Smanettone. poi da cosa nasce cosa, capisci? Da cosa nasce cosa fino al punto che tu riesci a fare le tue prime produzioni, ma anche quel momento
arriva quasi casualmente. Un giorno tu accendi tutto, ti metti a fare delle cose e dici, però questa cosa è molto più diversa delle prime cose che facevo. Un po' come a nuoto. Io ho fatto nuoto, quando ho imparato la farfalla ero ridicolo. Un anno e mezzo dopo che avevo continuato a farla, un giorno vado in piscina e sta farfalla miracolosamente esce fuori e tutti mi dicono, ma che bella, che bel colpo di dorso, che bel colpo di piedi, di dorso che hai. È una cosa che viene perché tu continui ad allenarti, un po' come il piano. Se tu sì. metti lì e tutti i giorni fai un po' di lettura, un po' di scale, arriva il momento in cui le scale le fai alla velocità. Sì, poi acchiappi la prima routine, che è una roba tua, che tu inizi a fare le basi sempre con quel metodo, e quella routine ti apre altre finestre e vai a esplorare altre cose, aggiungi poi... Una cosa che innaffi mette le radici, mentre una cosa che pianti, come un tubo che pianti, prima o poi viene soffiato giù. Che contorta sta roba. No, sì, se la innaffi cresce spontaneamente, no? Se tu e mette le radici, cioè se tu innaffi certo. qualcosa c'hai una sicurezza, certo. c'hai una guadagni confidence, mentre una cosa fatta per cavalcare un'onda, si crolla la prima ventata. Sì, non ha una pietra angolare ed è solamente senza storia. Quindi non hai un percorso che ti dà la sicurezza sì. di dove ti trovi esatto. poi nel momento. Non hai quel percorso che è il viaggio che costituisce poi la tua personalità e la tua sicurezza. Il sapere tacito. L'unico quesito che tu devi avere nei confronti di te stesso è se tu veramente la vuoi fare questa cosa. Perché se la vuoi fare, qualsiasi cosa tu voglia fare, se ti ci concentri la fai. Vuoi diventare un videomaker, lo diventi. Esatto. Non è un investimento così lungo che devi volerlo proprio, perché se no la prima cosa, vabbè, sei un ex breaker, ma per me non esiste un ex breaker. In ogni caso, mentalmente tu rimani un b-boy. Se hai fatto quelle robe, hai conosciuto la sfera a 360 gradi di un breaker, già hai delle sinapsi che chi è abituato a stare in piedi, seduto o sdraiato non ha. Tu conosci anche i punti di vista, ok? Se hai riconosciuto la tua attitudine, ora devi comprendere quali sono i tuoi talenti e studiare per esaltarli. Quindi se ti senti dentro questa spinta di voler esprimere nell'aria suoni nel rumore, fallo, gettate, buttati, cerca di portare in terra il suono che senti dal tuo angolo d'universo. Perché solo tu lo puoi portare in terra. Non esiste qualcuno che può dirmi a me nel linguaggio musicale quello che tu percepisci dalla vita, dall'essenza, dall'universo. D'accordo. Molto simple. Sono perfettamente. Sì, penso sì. che sia tardi. Ok, ragazzi. Sono l'1:30. E adesso vi rivelo una bella cosa, proprio per essere più naturale questa nostra chiacchierata, eravamo in live. Bello, interessante. No, quindi esatto. abbiamo... Io l'avevo letto su... Abbiamo tutto Telegram. Salvato, ragazzi, miei belli. Abbiamo avuto un pubblico? Hai voglia. Va bene, mi fa piacere. Quindi te lo puoi rivedere tutto, Paolo. Va bene, dove lo posso rivedere? Nel mio Twitch, JoshTHC. Ah, splendido. Ok, allora lo vado. Siamo ancora in diretta, ovviamente. Quindi quando lo chiudo verrà salvato come VOD. Ok, e lo puoi prendere anche scaricare. Scusate lo scam, ma volevo che fosse molto naturale questo nostro incontro. No, sì, certo. Ed è stato naturale e bellissimo. Ragazzi, siamo stati educati, propositivi, inclusivi. Veramente una roba che su Twitch si vede ben poco. Ah sì? Eh sì, bello mio. La maggior parte è tutto linguaggio triviale, gossip, trash, bullismo, reaction sul nulla, sul collegio, che cazzo ne so, su programmi televisivi del cazzo. Cioè devono marciare sul trash per fare numeri, perché sono, anche se tu vedi 8.000 connessi, gli streamer
non hanno percezione che quegli 8.000 sono 16.000 occhi, 16.000 orecchie. Non conoscono i live dal vivo come conosciamo noi, quando davanti c'hai 3.000 persone vere e ti autoregoli mentre dici le cose, perché c'è uno scambio, un feed immediato con le persone. Quindi c'è responsabilità. Noi abbiamo agito in modo analogico nel digitale oggi. Sì. Complimenti. Il problema, cioè, io, Giosta, non ti ho detto che io so ricercato dalla polizia postale in tutto il mondo, quindi ma dai, mi hai scammato, cioè, io ora andrò in prigione. Ma va, garantisco io per te. No, sono CTU per la DDA, la procura di legge, fratello. Ah, io sono ricercato solo in Svizzera. Si è ricercato. Tanto non si sa dove sei. Io mi sento molto arricchito da queste conoscenze che ho fatto stasera. Anche io con te, fratello. Anche io con te. Perché mi ha fatto molto piacere trovare un ragazzo della tua età molto lucido, presente, in equilibrio e colto. Cioè, io ho molte remore sui ragazzi di oggi, perché purtroppo li vedo, io ho veramente zero vita sociale. Da marzo io esco solo per andare al discount e torno qua, casa, smanetto, studio, faccio musica, eccetera. Quindi le cose le sto vedendo dalla rete e mi stai facendo rendere conto che non è proprio tutto così. Ci sono ragazzi come te, splendidi, che sono lanciati verso la loro realizzazione. Sì. Grazie. Molti sono reietti, però. Io stesso molte volte dubito di me, perché... Devi sempre. Ma tutti dubitiamo di noi. Anche io ancora tutti adesso. Dubitiamo di noi stessi. Anche io ancora adesso. Io non sono sicuro. La mia autostima è incrollabile, come granito sardo di un menhir piantato lì da millenni. Però con me stesso ho sempre dei dubbi, delle remore. Ma forse sto sbagliando, ma forse ho bisogno anche io di conferme, di feed esterni, okay? Per zittire la mente, che purtroppo non è mai troppo sempre silente. La mente è uno strumento, se non la padroneggi diventi tu lo strumento della mente. E la mente, il suo unico scopo è instillare dubbi, incertezze, ansie, perplessità. Cioè, fatta apposta perché tu prima di un'azione vada a considerare tutte le cose che possono andare male. Quindi una mente fervida, più sale di livello e più se non la rendi silente, ogni tanto ti scappa il discorsino interiore e la mente ti rompe i coglioni. Sì, no, io tra le cose ho registrato l'altro ieri per HXS28 un episodio di 52 minuti in cui affronto proprio questo problema da un punto di vista molto pluralistico, cioè il tema è: sono io un fallito? E faccio una disamina di quello che è il senso di fallimento che posso provare io, o l'etichetta di fallito che alcuni mi potrebbero dare. Faccio una comparazione tra questi due valori, reali o presunti, e faccio tutta una serie di ragionamenti appunto su quello che è il mio percorso e il perché è impossibile ritenersi dei falliti, dal momento che se si è falliti lo si è naturalmente, e quindi in un certo senso si è se stessi. Ma è tutto un discorso. Poi quando uscirà l'episodio ve lo linko se volete, così potete vedere tutta questa cosa qua. Anche perché... Io comunque devo dire che queste cose per me su internet sono, cioè, queste conoscenze mi sono arrivate solo tramite Arena. Ah, sì? E quindi tramite sì, cioè, queste cose io l'ho scoperte, cioè il mio ambiente, questo qui di Arena. Infatti mi sono caricato quando ho visto che Delli l'ha rilanciato come gruppo, perché mi sono reso conto che è l'unica piattaforma per me che ha un senso online, e quindi sono felice abbia di nuovo un corpo. Io cercherò di, adesso che è più propositiva e Delli ci vuole investire, cercherò di farmi vedere spesso. E sarò felicissimo di continuare a parlare con voi. Ma perché tu pensi che Arena sia un veicolo abbastanza
che rende possibile la trasmissione di dibattiti o di cose anche di un certo livello rispetto ad altri media. Guarda, Marra e Tutubi si sono conosciuti su Arena e dalla loro amicizia, che era un'amicizia anche di gruppo con altre persone, è diventata una cosa tipo esterna ad Arena, si sono iniziati a beccare a Roma e hanno creato delle corrispondenze nella vita vera, uh-huh. E hanno creato una sorta di collettivo tra persone che avevano un nuovo sguardo sul web in Italia, che era uno sguardo secondo me abbastanza visionario. Ah, ok. Io se fossi Da quant'è che esiste questa Arena? Allora, io non sono da dentro da sempre, però io ho conosciuto Arena perché ne aveva parlato Delli, penso, negli YouTube come si chiamavano? Giosta. I Boscar? No, erano tipo i Boscar, ma quelli antichi, dove c'era Fuochico come giudice. Io non seguivo YouTube Italia. Erano di tantissimo tempo fa. Erano tipo gli Oscar, sì, ma di YouTube. Ed era facevano dell'Imello e altri, delle sorte di live. Era tipo YouTube's Got Talent. Una cosa così. Non ho mai visto. Era una roba vecchia, Vez. In macchia nera, mi dicono dalla chat. In macchia nera? No. Macchia nera è una cosa esterna, macchia nera world, è una cosa fatta da. Non erano premi per youtuber. Y Factor? Y Factor? Y Factor. Grande dalla chat per l'aiuto da casa, Sharad, UR 88. Io ero entrato, cioè a quei tempi là avevo partecipato a quell'iniziativa di Delli e Selvaggia Non Mentire, che era in tutto e per tutto un movimento attivistico iniziale, un prototipo di movimento attivistico su internet. Era una sorta di movimento di qualche giorno, di qualche tempo. Riguardo il fenomeno Francesco Sole, che chiedeva più correttezza sul web, il personaggio inventato lì. E io da lì sono entrato su Arena, poi sono stato un pochino tipo fuori e dentro, nel senso che non ci guardavo sempre, perché Facebook io non ci sono mai andato davvero, però capivo cosa succedeva. E poi quando ho visto che il gruppo era diventato più tipo di persone che si vedevano dal vivo e il gruppo online solo un appendice, mi è calato l'interesse. Poi questo non è totalmente vero, perché ci sono sempre stati membri sempre attivi come sì, Morbillo. Sono andato a ritrovare conferenze vecchie con Delli, Marra, le ho viste su YouTube, quindi erano quei periodi là che si incontravano tutti. Infatti c'era stata una discussione tra Delli e Marra, cioè in pubblico, tra la commercializzazione del cinema, giusto o meno. Ah sì, quella l'ho vista. Carina. C'erano altri personaggi che poi non so che fine hanno fatto, che sono appunto Morvillo, sono Morvillo Ciglione. È di nuovo in chat, mi pare. È di nuovo nel gruppo, Morvillo. Può darsi. Io non l'ho ancora letto, quindi non mi ho ancora pare che di averlo letto. E poi c'era Sara Ren, che è una delle ragazze che fanno parte ora, non so come si chiama, del Neko Caffè, insomma quel gruppo di maid, che hanno fatto un'apparizione al Cerbero, che era un membro storico romano. E a me, diciamo, manca quella dimensione ora che non ce l'ho più. E sono molto felice che l'abbia rilanciata Delli. No, è ottimo. Guardate, io ero completamente cioè non sapevo proprio che esistesse una cosa che si chiama Arena. Io sapevo di Discord, sapevo di altre cose, ma io praticamente quando ti ho visto apparire oggi mi si è aperto il cuore così. Sarete perché Arena, oggi, per puro caso, dopo tutta la giornata che faccio musica,
per puro caso ho detto vediamo un po' cosa c'è su Telegram, perché ero un po' annoiato. E la prima cosa che ho in lista sei tu, Giosta, il tuo canale è sul top. Però andiamo a vedere se c'è qualche bel disco che raccomanda, no? Qualcosa. Perché poi me lo vado a comprare, ovviamente. Sì, che nel mio gruppo carico tutte le puntate che faccio in radio. Esatto. Quindi c'è tanta musica da scaricare. Io sono andato per quello. E poi invece ho visto che tu pubblicizzavi l'evento di Daily Mellow. Sì, sì. Daily Mellow. E io Daily Mellow lo seguo sporadicamente. Penso di essere anche iscritto, ma lo seguo di tanto in tanto. E quindi ho detto, che bello, andiamoci a vedere Juan Pili contro Daily. Anche perché Juan io lo seguo da anni. Cioè, sì, perché io sono admin sia di Telegram che di Twitch che di Discord e di Melly. Una domanda, l'avete sentita? Quando? No. Cioè, non ho fatto una domanda, ho fatto un intervento in live, come con un audio. Sì, 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 sei tu che l'hai mandato oggi. Sì, sì, sì. È il primo dei due. Sì. E comunque, di Arena, per me la cosa più bella era che, tipo, quando vedevo un video, mi veniva, no, tipo, il pensiero critico, la riflessione, ma anche dei video, tipo, una volta ne ho fatto uno su Greta Menchi. Boh, cioè, quando io vedo qualcosa mi viene una riflessione. Io sono uno che su ogni cosa che vede ci si intrippa. Ecco, ma cosa fai? Cioè, vai nel tuo canale e inizi a parlare? No, io andavo sul gruppo, facevo un breve testo, un breve post, e dove dicevo, facevo questa mia riflessione. Ho avuto un mio canale di YouTube, però era con un mio amico per divertimento, non aveva un suo valore critico, non aveva del contenuto vero. Ah, ok, così che fai, ok, ho capito, non ci ho mai pensato, perché io quando invece sono addontato per qualcosa che mi preoccupa, che ha ovviamente una radice intellettuale o sofistica o quello che è, qualsiasi cosa sia, vado su YouTube e faccio un episodio e poi lo mando online e poi rispondo. Bellissimo. È il vecchio stile del boomer, no? Invece ci sono anche tutte queste cose, io potrei postare un testo su qua, e un testo controverso dove dico delle cose, poi la gente a quel punto si fa un bel litigio termonucleare globale, mm-hmm. E si arriva a una soluzione. Sì, no, ma io lo penso di continuo di iniziare a fare video, solo che per qualche motivo trovo sempre degli interessi alternativi. Devi metterci un po' di flema, però, da... Capito? Da convinto di quello che dici. Devi prima realizzare te stesso, proprio dire, mo vi comunico una roba. Capito? Devi essere un po' MC, un po' rapper, un po'... B-boy. E quello su Facebook è sempre lo stesso Arena, no? Quello su Facebook. Sì, hanno aperto anche l'Arena su Facebook di nuovo. E lì veramente c'è il flame costante ogni giorno. Ma voi dite che Arena adesso ha aperto, cioè è stato rivalutato proprio perché YouTube ha perso un po' di colpi, perché è forse la sede più opportuna per confrontarsi rispetto a YouTube, non lo so. Secondo me Daily Mellow si è reso conto che Arena era un assetto importante, esatto, che aveva del potenziale. Lo avevano bannato, il primo Arena lo hanno bannato per gente che ha scritto cacate, è stato un po' di stop, poi come dice lui, hanno deciso, cioè Daily ha deciso di rimettere in pista questa cosa per riunire di nuovo tutti gli youtuber grossi che hanno fatto parte del primo Arena, per creare di nuovo del hype per tutta la faccenda, capito? Ah, ho capito. Sì, no, io mi ricordo, ti dico, io mi ricordo di te che, cioè non avrei mai pensato che tu, cioè sapevo che il canale Telegram tu lo usavi per parlare della radio, delle cose, non avrei mai pensato che tu avevi tutta questa side activity. Ma cioè io sono sistemista da 30 anni, sto in rete da prima della rete, prima stavo nelle BBS, o nelle LAN universitarie, o nelle LAN aziendali. Quando è nata internet ero in sala parco, non ho mai mollato un giorno il pargolo, cioè ho smesso di fare l'operaio e mi sono dedicato unicamente all'informatica, facendo tutto un percorso in ascesa di livello, dal semplice installatore fino a diventare
uno che fa migrazioni informatiche bancarie, backup di server, sicurezza informatica delle Olimpiadi 2006, eccetera, eccetera. Io sono in rete H24, completamente smarmellato su qualsiasi piattaforma, perché è mio dovere e interesse professionale conoscere qualsiasi applicativo, sia della rete, sia offline, programmi di tutti i tipi e tutti i generi. Quindi mi trovi dappertutto. Sì, perché io con te parlavo solo di musica, quindi non avevo mai avuto... La mia vita è una motrice che sta su due binari. Uno è artistico e uno è artigiano. Ok? Io non so se sono un artista perché sono tecnico o sono un bravo tecnico perché sono artista. Ma ho due... Bella domanda. Ho due percorsi che vanno in parallelo da quando ho 11 anni. Ok, che uno è la mia istrionicità, la mia parte artistica, e una è imparare ad essere un utensile in qualsiasi lavoro ho svolto nella mia vita. A 12 anni scaricavo bombole in paese e le andavo a installare alle persone che mi davano la mancia. Per portare più bombole ho imparato a metterne due sulla carriola. E mille skill così, da ogni lavoro ho fatto quello. Poi sono arrivati gli arcade, avevamo gli arcade al bar. Vai a capire come ho fatto a giocare gratis. Ho preso l'accendino piezoelettrico del gas di mia nonna, l'ho messo nella gettoniera, ha sfarfallato tutto l'osso e avevo 40 crediti. E mi sono messo a vendere i crediti, i cosi. A meno, cioè costava 100 lire, 200 lire, io li davo 50 lire agli altri, capito? Poi ho cominciato ad hackerare le cabine telefoniche, cioè è stato tutto prima un percorso nell'analogico che mi ha portato, quando sono usciti i primi Amiga, gli Spectrum, i Commodore, a smanettare sul Basic, sulle cassettine, a tagliare i floppy e metterli al contrario, per avere anche l'altra parte da poter registrare, eccetera, eccetera, fino a oggi che sono uno skillatissimo a livello informatico. Cioè, ho la terza media, però alle Olimpiadi mi chiamavano Dottor Seu. Cioè, il mio help desk manager, uno dei più grandi hacker italiani, ok, mi ha preso immediatamente a fianco, perché io smanettavo in DOS. Parlavo in linguaggio macchina con le macchine, mi mandava a me a fare le routine sui server ogni sera. Tre server, admin, info e gare. Se il server delle gare è quello che dà il timing alle gare, non parte, la gara non parte e deve funzionare tutto. Sono stato 8 mesi a lavorare alle Olimpiadi e prima di far partire tutto, abbiamo configurato tutti i computer delle venue, dei vari posti in Piemonte, delle Olimpiadi invernali del 2006. Ogni computer andava attaccato in quella presa LAN precisa, perché in un altro non funzionava. Ok? Cioè, sono lavori da ingegneri informatici e io ci sono arrivato unicamente smanettando con le mie capacità, la mia curiosità, la mia attitudine, ovviamente. Cioè, si può fare tutto, però sono delle grosse soddisfazioni che ti levi dalla vita, perché tipo quando fai delle migrazioni informatiche bancarie, vuol dire che tu arrivi e hai due centrali nelle orecchie, quella che tiene la LAN di tutti gli uffici e degli sportelli e quella che tiene gli allarmi. Siete pronti? Siamo pronti? Tira giù tutto. Ecco, tira giù tutto significa che chiudono gli allarmi, chiudono la LAN, chiudono tutto. Tu devi staccare un router, metterne un altro. E dalla centrale di Milano ti dicono mettimi il cavo 1 sulla 3, il cavo 3 sulla 4, il cavo 5. Cioè devi fare il lavoro in modo velocissimo, perché ogni secondo che una banca non lavora sono tanti soldi che non viaggiano, sono tanti interessi che non entrano e non escono. Cosa succedeva? Che prima di quel lavoro, quando entravo in una banca, la guardia ti guardava con sospetto, nessuno ti cagava in tutto. Quando arrivavo io che avevo l'appuntamento segnato,
Arrivavo da lontano, mi vedeva la guardia, apriva immediatamente tutto, arrivava il direttore trafilato, tutto sudato, buongiorno, buongiorno, dottor Sue, buongiorno, andiamo qua, finito il lavoro, velocissimo, mi regalava di tutto, sai i pacchi che hanno i direttori di banca, natalizi, quelle robe, vini, funghi, prosciutti e cazzi, cioè con tanto di cappello. E io uscivo da lì soddisfatto, cazzo, sono qua con la terza media, ma capito? Sempre grazie alla mia attitudine, ma alla cultura hip hop che mi ha fatto livellare nella vita e ancora mi fa livellare, ancora ne devo imparare cose. Morirò curioso e ignorante in ogni caso. Ma tutti molte volte la nostra curiosità per essere, diciamo, catalizzata deve essere liberata dalle catene che noi stessi ci mettiamo nella nostra vita. Ovviamente, gli engram e gli automatismi dati da un'educazione perpetuata nei secoli sono la prima cosa che devi fare nella vita. A me è capitato nella vita, a 18 anni, 19 anni, di essere expediter di Scientology. Cioè, io non facevo parte di Scientology. Era solo uno che la sera da Torino prendeva i report delle audizioni dei polli che cascavano in questa cosa e li doveva portare a Corsano a Milano, ok? Nel frattempo io mi sono letto tutto Dianetics, ok, in quel periodo, e mi leggevo tutti i report. Dianetics è un misto tra cose reali di psicologia e meccanismi della mente e puttanate sugli UFO di Ron Hubbard e altre cacate varie. Io da lì ho preso il meglio dal peggio. La prima cosa da pulire è diventare clear. Ok, solo che poi entrano in un meccanismo che vogliono livellare fino a muovere la materia, cazzate. Io mi sono fermato da lì, ho capito come funziona la mente e cose così. Ok, da lì ho capito come pulire tutti gli automatismi del cazzo, che magari da piccola hai subito un trauma, sei caduto in quel momento, hai avuto anche un accendino. Tu ogni volta che senti l'accendino, hai uno scatto di una cosa che hai dimenticato, ma è dentro di te, che ti fa fare delle cose in modo automatico senza che tu te ne rendi conto, quasi come fosse un egregore, cioè una forma di pensiero, cioè un pensiero che diventa forma, ok? È un condizionamento. Sì, è un condizionamento più gli eventi che ti sono capitati di cui tu non hai più memoria, ma sono inconsci dentro. La prima cosa è pulire tutta sta roba che ti fa fare cose di cui tu non hai chiesto a te stesso di farle, avvengono in automatico. Dopo di quella ci sono altri step, eccetera, eccetera. E ovviamente la prima cosa da fare, da ogni cosa che tu impari dagli altri, al più presto è mandare fanculo il maestro. Ti devi staccare da qualsiasi maestro, sempre. Se arrivi fino a un punto, poi basta, non esiste idolizzare nessuno. Idealizzare il culto della personalità, fuori dai coglioni, arrivi a un punto che ti ha accompagnato verso l'altro orizzonte, ma tu hai un altro viaggio in confronto a lui. Sì, guarda, non ti preoccupare, cioè, tu stai parlando con una persona che ha avuto, che ha preso, diciamo, la missione di liberare un amico da un guru spirituale, quindi non... Cioè la prima, quelle purtroppo sono persone che cascano in quel, come dire, che so che tu vai a scommettere soldi da una parte e poi subentra quel meccanismo di ludopatia che per non perdere quei soldi continui a puntarne, sei in un circolo vizioso, capito? Non esistono guru in questa vita, soprattutto chi si atteggia guru. È il primo da evitare, non c'è un cazzo di mistico come grandi wannabe Buddha che hanno spaccato il culo a Giu, il mistico. Mamma mia. Mica, cioè quello lì... Io lo seguo molto wannabe Buddha. Sì. Mica, sono dei grandissimi, già solo perché hanno mandato a casa Biglino. Sì, stanno in arena, ho parlato tanto con Riccardo, devo ancora conoscere Luca. Stasera ha mandato un audio durante la live... Un ragazzo che stimo un sacco, wannabe Buddha. Per esempio con la storia di Giu, il mistico, che è sardo, quella è tutta una fuffa del cazzo di rete, perché quello in paese se lo sogna di fare il mistico.
arriva subito uno e dice: c'è Gio il mistico, ma ti posso toccare? Cioè, ma ti posso toccare? Lo percorrerebbero dalla mattina alla sera. Lui fa solo un giochetto, su internet, fa solo un giochetto sofistico che in Sardegna lo facciamo fin da bambini, che è il botta risposta e nessuno deve cedere, ok? È un giochetto che facciamo da bambini, e rispondere in rima, e girare quello che dice l'altro, e portarlo a tuo favore, è una roba che siamo abituati sin dalla nascita. Non fa nient'altro che fare quel giochetto lì, infatti si vede in tutta la discussione, anche l'ultima che hanno fatto di nuovo di confronto e rettifica, proprio non dice un cazzo, capito? Fa il mistico, ma mistico di cosa? Che non esiste questa cosa qua. Cazzo, non l'ho vista quella puntata lì. Loro hanno smitizzato qualcuno? Sì, questo che si chiama Giu, il mistico, okay? No, fa una roba tipo Osho, ok? Sta creando una roba tipo Osho per pochi adepti, si fa pagare tipo 180 euro per una seduta. Sì, loro sono eccezionali nello sgamare tutte queste truffe, sta gente. Pseudo spirituali, di religioni, eccetera, eccetera, dissacrano tutto, sono dei grandi. Ma perché, da quello che ho capito, ne sanno tantissimo. Era in chat stasera a Una Bibbia. Ah, sì, ha seguito un po' le nostre cose. Ah, non sapevo, no, io li seguo molto, mi piace molto, tra le altre cose. Ed è in arena, tutti e due. Li trovo anche molto educatamente spiritosi. Sì, anche se devo dire che l'atteggiamento di Luca... Stiamo parlando di Giu o del Cerbero? No, di Wannabe Buddha. Devo dire anche però che Luca c'ha questo atteggiamento un po' troppo canzonatorio verso la controparte, ok? È un po', sembra un po' le scaramucce da cortile al liceo, mi capisci? Sì, è quella roba di cui parlava oggi Delli, dei bunker, che è ridicolo, cioè fanno delle reductio a persona, a me invece di stare sull'argomento. Sì, alle volte c'è quel rischio. Perché però... hanno blastato totalmente, inconsapevolmente, in puro stile hip-hop, gli Arcade Boys. Ah, me lo ricordo. Gli Arcade Boys in una live hanno nominato Wannabe Buddha un po' in modo canzonatorio. Finché allora sono andati immediatamente da loro a dirgli: eccoci qua, vogliamo fare un confronto. E gli Arcade Boys si sono cacati in mano e hanno cominciato a cercare di percularli, a dirgli cose che non dicevano, ah ma sei un razzista, e cacate così. E allora Luca è rimasto veramente pacatissimo in quel caso. Lo guarderò. E ha fatto veramente, cioè è più b-boy lui dei fake Arcade Boys, perché lui è stato nominato, si è presentato nel Cyper e gli altri sono scappati come dei pavidi, non hanno accettato il confronto. Forse perché, come sono io trovo alle volte più tollerabile la personalità canzonatoria di Luca rispetto alla personalità canzonatoria di Tutubo. Cioè, non voglio mettere in confronto nessuno, però se dobbiamo discutere su un argomento, non sono io l'argomento. Non ti devi permettere, almeno per come la vedo io, poi ognuno faccia come vuole... Certo. Non ti devi permettere di giudicare la mia persona. Chi cazzo sei, non sei nessuno. Dobbiamo parlare dell'argomento. Stiamo sull'argomento, stiamo sul pezzo. È lì che si vede. Cioè, come nelle battle rap. Non vince chi piglia per il culo la mamma dell'altro. Vince chi con cultura ti dimostra il suo livello superiore al tuo. Sì. Solo così puoi far cambiare idea, abbassare le barriere mentali dell'altro e farlo crescere. Se no, ognuno si arrocca. Soprattutto in rete, nessuno dà ragione all'altro. Ci si arrompe. Comunque che brevemente, cioè, quando hanno chiesto a Giu cos'era il misticismo per lui, cosa vuol dire essere un mistico, lui ha detto: per me è questa cosa, è una cosa che sento. Ernst Gombrich, storico dell'arte, fa una differenza tra il simbolo dell'arte e il simbolo mistico. Il simbolo mistico, come il serpente, cioè il serpente che si morde la coda, è un simbolo che riecheggia un contenuto
dietro di sé, che noi non riusciamo a vedere, è più grande di lui, il simbolo non lo contiene, quindi noi non lo vediamo. Quello che è, ciò che è mistico è qualcosa che nasconde un contenuto, che non lo manifesta e che non lo riesce a spiegare. E dunque, può anche... Cioè, chi è consapevole non fa il mistico. Infatti, no. Cioè, è una cosa che va al di là della ragione e su cui non c'è proprio nulla da dire. Poi diciamo, io personalmente sono di indole taoista. 1 più 2 dà 3, l'1. Ok, lo yin e lo yang sono complementari nello stesso momento, per me. Cioè c'è il bene e il male in tutto. Se provi a scindere queste cose è impossibile, non fai altro che creare disordine e tensione. Ma difatti è un problema che io ho avuto quando ho passato la crisi dei 30 anni. Io sono stato educato negli anni da una famiglia medio borghese negli anni 70 da bambino e negli anni 80 mi sono portato dietro quel residuo di perbenismo cattolico che poi ho dovuto distruggere perché era veramente nocivo, no? Vero. Soprattutto per la creazione di una corretta di un corretto relazionamento con i miei simili, no? Perché vedevo certe cose come uno scandalo, eccetera eccetera. Allora, riflettendo molto sul fatto che le cose sono compenetrate l'una con l'altra, cioè l'aspetto che noi dichiariamo, che noi borghesemente pensiamo essere scandalistico, in realtà è un aspetto della cosa, è un aspetto del tutto e non è scandalistico per niente, è semplicemente un aspetto che noi percepiamo come quello, e di conseguenza sono riuscito a passare con molto ragionamento questa parte difficile di me stesso, considerando che il bene e il male sono compenetrati e qualsiasi aspetto che noi riputiamo sconveniente è sempre compenetrato con tutti gli aspetti convenienti della cosa, per cui non esiste il lato sporco, il lato pulito di una cosa, ma esiste semplicemente una totalità delle cose e siamo noi che per comodità dobbiamo per forza suddividere in categorie 10.000 cose per poter comprendere le finalità di alcune operazioni che dobbiamo fare per convenienza personale. Ecco, quindi questo in un certo senso si lega molto. Si potrebbe dire che il tuo retaggio cristiano si è relativizzato. Cattolico, sì, si è relativizzato e si è riequilibrato in una sorta di principio taoistico della compenetrazione del bene e del male, ma non solo, perché come si compenetrano il bene e il male, si possono compenetrare tanti altri opposti. E quindi hai mangiato la mela dell'Eden? Ho dovuto, perché se non la mangiavo rimanevo chiuso in una sorta di globo dal quale giudicavo tutti gli altri. Tutti quelli che non appartenevano a quel tipo di giardino, che non ne facevano parte, che non facevano parte di quel club, come qualcosa di totalmente sconveniente e totalmente arbitrario rispetto a quella che era la mia stabilità, che era falsa, era una falsa stabilità. Quindi ho dovuto distruggere quel finto fondamento per trovare poi un terreno molto più friabile sotto i miei piedi, ma che comunque mi ha sul quale ho imparato a camminare. Perché alla fine, come ho imparato io nella vita, non esistono fondamenti, esistono cose no, fondamentali, Teschio. Ma fondamenti no, almeno non per me. Mi piace il mio amico Teschio? Bello. Bello. Cazzo. E allora se vogliamo fare così, io cambio colore. Ah, io ho quella che mi cambia sempre. E questa è il mio shuttle. Ah, che bravo. Wow, è il bimbo. Top. È il bimbo super. Un giorno anch'io imparerò queste cose. La potenza. La potenza del dissipatore, doppiamente. Siete bellissimi, ragazzi. Mi ha fatto veramente un piacere enorme. Anche a me, grazie. Perché oggi mi sono potenziato grazie a voi. Anch'io, seriamente. Di brutto proprio. Paolo, vabbè, ci conosciamo da anni e lui è veramente un libro aperto, solo da ascoltare in religioso silenzio e compassione. Però mi ha fatto molto piacere veramente, Bonfi, incontrare te.
Mi stai dando speranza, perché stavo dicendo, mica stiamo perdendo un casino di generazioni imputtanate, e invece vedo che invece non è così, che mi sbaglio, che è tutto un cazzo mio. Tu hai riacceso in me una cosa di cui anch'io dubitavo, stessa cosa, però per io non ce l'ho verso i giovani, ma ce l'ho verso l'adulto che voglio diventare, e devo dire che ora ho riacquisito questa sì, però ricordati che siamo sempre all'interno della cultura hip hop, non è molto facile trovare persone della mia età, dell'età di Paolo, con tutti gli archi dell'orizzonte a disposizione, ok? Sì, sì. E ritorna, tu eri un breaker, ma sarai un b-boy per tutta la vita. Stai in quel mood e sei potenziato nello studio. È un altro viaggio, lo sai. Sì, allora, perché questo previene quello che è l'etichettamento sociale sull'invecchiamento, perché ricordati che l'appellativo di boomer è un etichettamento che viene fatto dalla società. Sì, Minion con l'etichettatrice. Quindi, al supermercato. Superato i 40 anni, non so quant'è l'età limite, allora sei un boomer. Cioè, questo in maniera irrispettiva rispetto a quello che è il tuo essere naturale, la tua essenza, no? Quindi questo... Sai come li rispondo a questi ragazzi che lanciano boomer così, come se volessero riuscire a zittirti con un appellativo del cazzo? Bello mio, io sono pre-boomer. Prima sono stato Miccia, poi innesco, poi detonatore, poi carica, poi ho fatto boom, e quel boom mi ha dato un calcio che mi ha fatto girare, mi ha regalato un giro intorno al cosmo, e sono ancora qua, bello mio. Bello, bello. Se no c'è anche l'altra versione che dico, scusa, se hai dei problemi col complesso di Edipo, perché magari non ti piace come suonano, non prendertela con me, io non sono tuo padre. Certo, certo. Comunque ci ritroveremo. Ovviamente sì, che sì, ragazzi, queste bellissime chiacchierate, scambi intergenerazionali devono essere ben visti dal parterre, dalla platea, dagli astanti della rete, da Twitch a YouTube. Ma soprattutto io punto su Twitch, perché c'è troppa dispersione e deresponsabilizzazione su quello che le persone dicono. Lanciano troppe parole, parlano a volte di argomenti che non padroneggiano, di cui non conoscono né fonti, e le lasciano così cadere come se niente fosse. Cioè, lì ci sono ragazzini dai trentenni a 13 anni, e non è che puoi sbattertene i coglioni di quello che dici in rete. Non è tutto trallallere. Sì, è quello che dicevo, sì. È la responsabilità. Va bene, ragazzi, io mi avvio verso le braccia di Morfeo. Dormirò molto bene. Io smanetto un po', come al solito, fino a quando saranno le 3 o le 4. Ma è comodo, Giosta, quel coso che hai qua? Questo è fantastico, raga. È un collare anti-umidità, perché io da 13 anni a questa parte non ho riscaldamento a casa. Io mi mantengo fresco, questo mi evita che quando sudo... Sì. Sembra molto comodo. In pile, sai, proprio, ti tiene bello calduccio il collo dietro, che è quello che patisce di più, diciamo, nell'aria. Perché qua abbiamo il pomo. Tutto che lavora, ok? Là dietro è tutto immobile, se non fai ginnastica o cose varie, quindi subisce, soprattutto alla mia età, subisce molto di più l'immobilità. Una tecnologia figa. E robe, vabbè, tornate cresciuto a Torino, sciatore da una vita, montagne, ne so. Va bene, ragazzi, buonanotte. Paolo, un abbraccio da qui a London con l'apostrofo, e un abbraccio a Modena. Ok, e saluti da Cagliari, dalla Sardegna. Ciao. Ciao, ciao. Buonanotte. Ragazzi, ciao a tutti.